Niente, buongiorno, io sono Fabiana, per chi non mi conosce, e sono dell'associazione Retaggi. L'associazione Retaggi ha organizzato questo laboratorio insieme con la masseria Protocaos. Diciamo, l'associazione è nata nel 2013, è un'associazione che ha intenzione di lavorare nel campo dell'agricoltura e della tutela del territorio. È nata, diciamo, da quattro persone con professionalità diverse che hanno cercato, insomma, abbiamo cercato di metterci insieme e di fare un percorso sia quindi dal punto di vista agronomico, dal punto di vista dell'impresa, del marketing territoriale e della formazione. Quindi vorremmo soprattutto lavorare nel campo della formazione in agricoltura e cercare di, diciamo, coordinare, far cooperare quanto più possibile le realtà del territorio. Sappiamo, insomma, che questo purtroppo è un grave limite della nostra agricoltura, quella che ognuno va per sé, quindi ci piacerebbe riuscire a fare un po' da modo della rete. Diciamo. Un libro un po' per tutte le realtà del sud. Questo. Il laboratorio è nato, quindi inizialmente l'idea era quella proprio di lavorare sul fare insieme, sul lavorare insieme, sul cooperare. Poi ci siamo resi conto in realtà che forse volevamo dare più delle competenze pratiche e iniziare a creare un gruppo di persone che si conoscesse proprio a partire dalle competenze, no? Che si possono sviluppare insieme. E quindi abbiamo deciso di impostare il laboratorio sull'innovazione in agricoltura, che secondo noi, quindi sono delle considerazioni che noi abbiamo fatto e sicuramente non sono esaustive, secondo noi innovazione in agricoltura vuol dire cercare di stare sul mercato, quindi imparare a conoscere il mercato con, per esempio, i marchi, le certificazioni, oppure dare delle competenze manageriali che è un tema che verrà affrontato con Nicola Cerantola con il Business Model Canvas il 24 pomeriggio. Innovazione secondo noi passa necessariamente anche dal contatto con il mondo della ricerca e quindi abbiamo cercato, insomma, di mettere le persone che vengono dal mondo da fondazioni di un certo rilievo, proprio perché pensiamo che da lì passa anche l'innovazione. E poi chiaramente dalle competenze pratiche, quindi ci saranno vari interventi che tratteranno appunto della potatura, che è uno dei metodi di tutela del territorio, che ci permette di tutelare il territorio. E poi chiaramente si passerà anche per la biodiversità. Va bene, niente, la struttura che ci ospita si chiama Masseria Sociale Protocaos, ce lo spiega Giorgio brevemente. La masseria è un progetto finanziato in parte dal GAL. L'idea è quella di creare un posto dove l'agricoltura non è il fine ma il mezzo per fare qualcos'altro, e in questo pochissimo tempo da cui siamo partiti, perché in realtà da qualche mese siamo ufficialmente operativi, però abbiamo fatto già diverse cose. Quest'estate ci sono state delle residenze teatrali, abbiamo fatto delle giornate con le scuole, abbiamo organizzato delle cacce al tesoro per i bambini, è stata una cosa bellissima. C'è in corso un progetto di orto solidale finanziato dalla Regione Puglia con il bando Puglia Capitale Sociale, che vuol dire che viene una cooperativa di disabili certe volte al mese e curiamo l'orto. Poi magari nel coffee break lo facciamo vedere, Michelangelo già e l'idea è, adesso stiamo facendo questo progetto di laboratorio del basso, che io sono contentissimo che stia partendo qui. L'idea è di continuare a immaginare dei contesti come questo, cioè delle giornate in cui
ci si ritrova insieme per un obiettivo specifico, che in questo caso è la formazione, ma in altri eventi successivi mi piace pensare che potrebbe essere più legato ad aspetti di socialità e artistici. Per esempio, vogliamo organizzare dei laboratori di scrittura creativa, delle attività di workshop o di teatro, sempre per periodi brevi, dove il contesto della campagna poi è un enzima che aumenta tantissimo la gradazione alcolica, è una cosa che già di per sé dovrebbe essere bella. Fine qui. Volevo ringraziare Michelangelo per essere qui questa mattina. Passo la parola. Grazie. Questo a me non serve. Meglio, mi sarei sentito un idiota, visto che siamo in diretta, non altro. Allora, buongiorno a tutti. Io sono altrettanto contento di essere venuto qua stamattina, intanto perché, diciamo, ogni tanto uscire dai propri contesti, diciamo, tipici fa piacere. In secondo luogo perché venendo qui testimonio che iniziative di questa natura, di collaborazione dal basso, vera, nel senso che laboratorio dal basso vuol dire che ci sono delle esigenze che nascono dal territorio, delle strutture che sono o si candidano a rispondere a queste esigenze, è una cosa molto gratificante. E devo dire anche che il nostro territorio, la Puglia intendo, con le dovute differenze, da un po' di tempo a questa parte riesce ad esprimere un qualcosa in più rispetto ad altri territori. Questo non lo dico per, chiaramente, né per considerazioni politiche né per considerazioni personali, lo dico semplicemente perché il mio lavoro, che adesso vi spiegherò qual è, anche se non è facile farlo, mi porta a visitare altri contesti, altri territori, e quindi a conoscere imprenditori, istituzioni pubbliche, enti di ricerca, cooperative, che cercano di fare le stesse cose che, diciamo, noi oggi stiamo facendo qui e che non ci riescono. Non ci riescono perché non esistono proprio gli strumenti, oltre che la sensibilità. Io condivido esattamente quello che diceva lui prima. È inutile prendersi in giro. Siamo ancora troppo abituati a pensare solo a noi stessi. E lo dico non come persona, diciamo, cittadino. Lo dico come imprenditore, lo dico come professionista, lo dico come fruitore dei servizi. Cioè, è impensabile, a mio parere, penso che, diciamo, sia un'opinione condivisibile, è impensabile, diciamo, coltivare il proprio orto, per stare in tema, e da fianco c'è qualcuno che, per esempio, sversa sul suo terreno rifiuti. Perché quello che sversa rifiuti, ed è una metafora, di fatto non arreca un danno soltanto al suo terreno, lo arreca al terreno del vicino e soprattutto, diciamo, genera un problema lungo nel tempo. Fatta questa primissima considerazione, quindi ringraziando sia l'associazione che la struttura che ci ospita, il tema che, diciamo, avevamo in testa, in cuore di affrontare oggi, e abbiamo in testa di affrontare oggi, è quello che vedete qui scritto, cioè i marchi di qualità nel settore agroalimentare. Io sono sempre dell'opinione, dato che si chiamano laboratori dal basso, che se però esistono delle esigenze, delle domande, dei quesiti, degli argomenti, dei temi che vi incuriosiscono di più, che vi interessano, che volete, diciamo, affrontare limitatamente a quello che io posso fare, perché non sono un tuttologo, come dire, lo facciamo molto volentieri. Avrei strutturato il mio intervento in queste 5, diciamo, macro sezioni. La prima è quella di conoscenza, la seconda è quella, diciamo, un pochettino più di concetto. La terza è quella che riguarderà i marchi a denominazione, diciamo, geografica e di qualità nel settore agroalimentare. Poi vi presenterò e vi solleticherò a fare voi qualcosa. Quindi il
il quarto e il quinto argomento io mi siedo a fianco a voi e voi, diciamo, mi dite la vostra. Partiamo dall'inizio. Due domande. Facili, facili. Chi sono è un po' più complicato, chi siete è probabilmente più facile. Io parlo per me. Io sono Michelangelo De Palma, sono un economista, dico così perché non sono un commercialista, e quindi non esiste una definizione, diciamo, da codice ateco diversa, non mi posso definire, sono non quelli che si definiscono i non classificati altrove nei codici attività della Camera di Commercio. Ho 33 anni e ho fatto un percorso di cui non posso pentirmi fino ad ora, che è partito dalla mia formazione universitaria, quindi una laurea in economia. Economia e commercio con indirizzo ambientale, c'è scritto sul mio curriculum. Quindi avevo già questo problema, questa deformazione professionale che mi portava a ritenere che non si potesse parlare soltanto di denaro, di tasse, di imposte, di burocrazia, di dichiarazione dei redditi, se non si conoscessero altri metodi per valutare il benessere, la qualità della vita, lo status, diciamo, ambientale delle persone, delle comunità, dei territori. Per cui quando ho scelto, diciamo, di fare materialmente 7 esami in più rispetto al percorso accademico previsto, ho scelto di fare degli esami che erano della facoltà di agraria, della facoltà di architettura, di ingegneria, che mi hanno consentito quantomeno di avere una infarinatura generale su alcune tematiche che non sono quelle proprie dell'economia. Qua siamo in diretta streaming, io lo dico. In realtà, se si obbligassero tutti quelli che studiano economia a fare 2-3 esami di merceologia, faccio per dire, chimica del suolo e ingegneria ambientale, si sarebbero evitati tanti problemi che attualmente ci portano a vivere una situazione economica, macroeconomica e microeconomica, piuttosto complessa. Cioè, se invece di misurare il mio reddito semplicemente da quanto guadagno, meno quanto lo Stato mi toglie, meno le spese che sostengo, e dire tu guadagni tot, e si fossero abituate le persone dagli utenti, dai cittadini, dalla gente comune, a chi ha dei ruoli, diciamo, di governo, di classe dirigente, a stimare per esempio ogni quanto prendi la macchina, ogni quanto vai a buttare i rifiuti, come li butti, se la frazione umida dei rifiuti la usi per usarla in campagna o la vai a buttare a smaltire nel cassonetto insieme ad altre parti di rifiuto, probabilmente oggi il nostro territorio, e intendo dire l'Italia, ma potremmo dire anche tutto il sud Europa, potrebbe esprimere qualcosa in più. Fatto questo percorso accademico, comincio la mia attività, diciamo, lavorativa, che comincia con un'esperienza che non mi è piaciuta, perché non ero portato a fare questo, cioè a fare quello che fanno i miei colleghi laureati in economia, revisione dei bilanci, consulenza commercialistica, tributaria, fiscale e così via. Esperienza breve, lascio tutto, l'avevo fatta fuori, torno qui. Torno qui, intendo dire in Puglia, io sono di Terlizzi, con un preciso intento, cioè quello di cercare di valorizzare quello che avevo appreso, imparato, a me piaceva molto studiare, devo dire la verità, sul mio territorio. Cioè, io quando sono tornato qua, sono tornato consapevolmente, nella logica di chi dice io torno perché voglio vivere, farmi una famiglia, investire qua. Ed è una scelta che penso abbiate fatto tutti voi, una scelta molto coraggiosa. I miei coetanei, i vostri coetanei, per il 45% fino a qualche tempo fa, arrivati al momento della scelta, andavano via. Poi è chiaro, esistono territori e territori, cioè ci sono territori nei quali c'è un'attrattività per cui si resta e territori nei quali si va via. Io ho scelto di restare qua e l'ho scelto consapevolmente. Non è stata una scelta facile, chiaramente, però è una scelta che mi rende abbastanza orgoglioso, nel senso che investire
sul nostro territorio, la scelta che ha fatto lui, la scelta che ha fatto l'associazione, sono scelte che consentono di migliorare il territorio. E migliorare il territorio vuol dire migliorare se stessi, la propria posizione, la propria economia domestica, cioè ha degli effetti che si possono dimostrare. Se io investo sul mio territorio, non come piccolo pezzo di terra, ma sulla comunità nella quale abito, vivo e nella quale condivido parti della mia vita quotidiana, faccio un investimento per me, per i miei figli, per le generazioni future. Per farla breve, sono tornato qua, ho cominciato a collaborare con Agriplan, che è la società che amministro attualmente, e contemporaneamente ho fatto il percorso di ricerca tramite un dottorato di ricerca sulle tematiche della geografia economica. Io mi sono occupato e mi piace ancora ogni tanto occuparmi di tematiche connesse alla diffusione dell'innovazione nei contesti urbani e rurali. Prima sentivo parlare Fabiana del tema dell'innovazione, è un tema del quale anche lì si è discusso a lungo, cioè sembrava che l'innovazione ce la dovesse portare l'ILVA, per intenderci qui, cioè doveva venire uno da fuori a dire voi secondo me potete fare l'acciaio, senza chiedersi, qui ci sono tanti errori, è inutile prendersi in giro, ci sono tante responsabilità accumulate nel tempo, c'era anche una logica diversa che portava a dire c'è disoccupazione, impiantiamo un'industria pesante a Taranto, senza valutare gli effetti nel medio-lungo periodo. Vabbè, diamo da lavorare a 2000 persone, poi ne muoiono 1000. Quindi il bilancio e poi il territorio dopo. Quindi il tema dell'innovazione porta con sé tante altre tematiche, come dire, porta con sé il tema della coesione, porta con sé il tema della condivisione di valori, porta con sé il tema della diffusione delle dinamiche, cioè se lui, ce ne parlavamo prima fuori, Giorgio, fa un investimento in un territorio rurale periferico, quale è questo qui, lo fa investendo di tasca propria e rischiando di tasca propria, così come fanno tutti gli imprenditori agricoli, in una cosa che sta sotto il cielo. Sotto il cielo intendo dire calamità di qualsiasi natura, ma anche altri fenomeni che caratterizzano il nostro territorio. Quando lo fa però, se la cosa va bene, cioè se oggi qua fuori passa un extraterrestre e ci vede parcheggiate 12 macchine, 13 macchine, dice questo è un territorio vivo, ma chissà cosa stanno facendo, che in un contesto rurale è una cosa molto importante, cioè vuol dire rendere il territorio vivo, non soggetto all'abbandono e quindi non soggetto a tanti altri fenomeni, i furti, il degrado ambientale, che mi fanno convincere che la scelta che io ho fatto personalmente di restare qua è una scelta valida, cioè noi dobbiamo dare dei segnali, questi sono tutti dei piccoli segnali. Completo il ragionamento, dato che io sono stato invitato qui in quanto referente della società Agriplan. Agriplan è una struttura che si occupa di consulenza nel settore agroalimentare. Siamo un gruppo di professionisti molto ampio e variegato, si va dal tecnologo alimentare all'esperto di economia, agli agronomi, ai biologi, agli esperti di turismo e così via, che tenta, non dico che ci riusciamo sempre, di affiancare imprese, enti locali, enti pubblici, università nella gestione dei propri fabbisogni e anche nel supporto alla progettazione per prendere sostanzialmente finanziamenti pubblici e non prenderli e farne quello che si vuole, prenderli e utilizzarli correttamente. Questo è il nostro ruolo. È chiaro che da questo lavoro ci campiamo, però è altrettanto vero che essendo una società certificata, e questo ci porta un po' al tema ISO, ci siamo dati delle regole interne per le quali diciamo ok, dobbiamo vivere, dobbiamo guadagnare, dobbiamo crescere, ma dobbiamo anche darci delle regole e darle ai nostri clienti. Per cui siamo anche spesso, diciamo, ritenuti un po' antipatici,
Perché quando viene da noi l'imprenditore agroalimentare X che vuole prendere un finanziamento pubblico del 50% sull'investimento per fare la cantina, noi gli diciamo: guarda che questi soldi tu li hai presi per fare questo. Cioè, nel progetto scriviamo che devi dare da lavorare a altre 10 persone. Alla fine del progetto dobbiamo vedere se tu hai dato a lavorare a 10 persone, perché vuol dire che noi abbiamo fatto bene il nostro lavoro, che i soldi pubblici vengono utilizzati correttamente e che tu non hai detto cose, diciamo, ti sei comprato il succo alla fine. Assolutamente, cosa che accadeva e accade tuttora. Ok, quindi dicevo, Agriplan è una struttura che tenta da un po' di tempo ormai di fare questa attività di scambio tra contesti che molto spesso non si parlano: il mondo della ricerca, il mondo delle imprese, il mondo delle cooperative, il mondo delle associazioni. Sembrano tante categorie, diciamo, a compartimenti stagni, che soltanto ora, in questo momento, cioè in questo contesto che viviamo, che secondo me, nonostante, diciamo, il fatto che siamo tutti portati a tirare un po' la cinghia, è un momento assolutamente utile per rinegoziare, diciamo, il ruolo di ciascuno di noi. Le istituzioni pubbliche cominciano a capire che il sindaco dell'amministrazione comunale, piuttosto che l'assessore regionale, il presidente della regione, se vanno a votare il 40%, diciamo, degli aventi diritto, è espressione di una minima parte della popolazione. Questo l'impresa lo sa, l'associazione lo sa, la cooperativa lo sa, perché l'impresa, se fa un prodotto che sul mercato non serve, cambia in corso d'opera; se fa un prodotto che sul mercato si presenta con caratteristiche non conformi a quello che chiede il consumatore, è portato per la sopravvivenza a cambiare, a fare meglio. La cooperativa, se i suoi soci cominciano a lamentarsi, sa che deve cambiare, diciamo, alzare la barra o abbassarla. L'associazione lo stesso, vive del volontariato delle singole persone che ci mettono la faccia, ci mettono la testa, ci mettono le mani. Probabilmente, diciamo, i soggetti spuri in questo contesto sono proprio le pubbliche amministrazioni e gli enti di ricerca. Io provengo dal mondo della ricerca. Lì, ma lo stanno vivendo anche loro. Non si è ancora capito che se non ci sono i ragazzi che scelgono un percorso di studi, il corso non si fa e il docente non si paga. Non so se è chiaro, cioè inutile che facciamo filosofia, dobbiamo fare le cose che servono. Stringere la cinghia, lo dico a casa mia dove ho una moglie e due bambine, vuol dire fare meglio, non vuol dire necessariamente strozzarsi. Vuol dire stringere la cinghia e togliere tutto ciò che abbiamo capito che non serve, è superfluo, è stupido, genera costi, genera sovrapposizioni inutili. Vabbè, fatta questa considerazione, diciamo, su di me, a me piacerebbe tanto dedicare veramente 5 minuti per capire chi siete voi e soprattutto, se siamo d'accordo, oltre a dirmi anagraficamente chi siete, che fate e che cosa vorreste fare del vostro futuro, mi piacerebbe capire anche che cosa vi aspettate dalla giornata di oggi, che, diciamo, io sono, posso rimanere qua pure fino alle 4, però, diciamo, noi abbiamo tempo sino all'1, non c'è assolutamente problema, per cui vorrei orientare un pochettino la discussione, che non è una lezione, sulle tematiche che vi interessano di più, posto che il macro tema è questo qua, cioè quello che dicevamo prima: marchi di qualità nel settore agroalimentare, quindi più in senso più ampio il concetto di qualità, ok, nel settore agroalimentare. Partiamo da sinistra. Guardi, io da 3 anni che ho lasciato il lavoro perché limiti raggiunti, limiti d'età. Si vede dalla capigliatura sicuramente. Però ho l'entusiasmo di frequentare molto la campagna. Tant'è che mia moglie, mia suocera, mi ha concesso, insomma, l'utilizzo di 4.000 ettari di terreno, Contrada, Cenate e Nardò. 4.000 ettari? No, 4.000 metri quadri, scusa. Okay. No, d'altra parte sarebbe un po'... 4.000 ettari?
Hai ragione, sì. Non c'è, infatti no, è stato un lapsus, no, e 4.000 metri quadri. Ti arriveremo tutti alla volta, cioè, ci sarebbe spazio per fare qualsiasi cosa. Allora, daremo lavoro a parecchia gente. No, niente, questo è un terreno tra parentesi molto fertile. Io continuo, siccome non è molto coltivato, io mi sono divertito un po' a piantare del melograno e qualche pianta ancora. Tra l'altro proprio stamattina mi hanno regalato 5 piante, quindi un noce, un mandorlo, e del melograno, un fico, quindi mi sto insomma dilettando sempre con qualche consiglio di contadino, diciamo vecchia maniera, no? Quindi perché non sono all'oscuro di tutto, delle tecniche di coltivazione. È talmente fertile, dicevo, questo terreno, che io continuo a raccogliere verdura selvatica tutti i giorni. No, ci sono i gessetti più grandi. Ah, quindi diciamo, provvedo diciamo un pochettino quanto riguarda la verdura. Fa bisogno della famiglia, di qualche parente anche. Quindi io, il mio interesse è appunto di conoscere il modo di, per esempio, noi abbiamo soprattutto, sono d'accordissimo con tutta la premessa che lei ha fatto, noi adesso ci troviamo un grave problema in Puglia, il fatto della malattia che sta contagiando parecchie piante. Tra l'altro mi preoccupava il fatto se io questo mandorlo è tra queste piante, lo devo piantare oppure potrei pure fare a meno. Quindi questa curiosità verso l'agricoltura mi nasce proprio spontanea, voglio dire. Buono. Prima cosa faceva? Io ero insegnante di laboratorio in computer. Buongiorno. Insegnante di materie computer, informatica. Passare il microfono, ci metti tu o lo passiamo? No, dai, lo passiamo. Ok, grazie. Nome? Io e Luigi, che poi sì, ufficialmente è un altro nome. Comunque Luigi. Luigi. Nome d'arte, Luigi. Nome d'arte. Perché siamo in stima, diciamo. Sì, grazie. Luigi. Io sono Marta e vengo da Cutrofiano. Articolo sul tema? Sul tema posso lasciare un articolo? Certo. Io sono un laboratore del Corriere del Sud di Crotone. Ho scritto un articolo simile. Ottimo. Dopo lo guardiamo, prego. Niente, io ho deciso di partecipare oggi proprio perché sono alle prime armi nel settore, nel senso che è una formazione giuridica che non ha niente a che vedere con questo settore. Ho appena finito un altro master sempre nell'ambito legale e poi ho deciso totalmente di cambiare perché, avendo avuto delle esperienze all'estero, che secondo me è molto importante per rivalutare quello che noi abbiamo, ho deciso di ritornare alla terra. Ho la fortuna di avere un compagno che da 15 anni lavora in agricoltura, anche se ha sempre, diciamo, svolto l'agricoltura convenzionale. L'idea è quella ora di creare un'azienda agricola biologica, io e il mio compagno e probabilmente anche un paio di amici, perché vorremmo ridare vita a un borgo, una masseria molto grande dove loro vivevano da piccoli, dove già il nostro amico ha iniziato a produrre l'olio biologico, e quindi ci sono tanti ettari già convertiti al biologico che ci aiuterebbe, diciamo, a iniziare con una tempistica minore. Stiamo costituendo in queste settimane, stiamo cercando un po' di capire in modo migliore come muoverci, e quindi io spero, insomma, di acquisire un minimo di competenze. Ci sono delle novità. Va bene. Quindi ti piacerebbe parlare di tematiche connesse, diciamo, allo startup? Sì, vorrei proprio innanzitutto, per esempio, per quanto riguarda i nuovi marchi, quindi marchi, la qualità dei prodotti, proprio perché l'idea è quella di creare un piccolo laboratorio di trasformazione, e quindi voglio proprio avere un minimo di infarinatura di base per poter iniziare. Ciao, io sono Marco, lo tengo un po' più lontano, già c'ho la voce abbastanza. Sono Marco, io sono di Garadina, e come il signore, lui ha 4.000 metri, io invece non c'ho nemmeno un grammo. Io non ho nemmeno un grammo di terreno, però diciamo che ho contattato un po' di amici che potrebbero averlo, in quanto l'intenzione è appunto quella di mettere su un'impresa agricola. Diciamo che voglio andare oltre però quelle che sono le nostre
diciamo, colture, no, del posto. Voglio un po' cercare di diversificare, perché poi va bene, bisogna fare comunque rete, bisogna, poi oggi sento parlare anche sempre, no, di sto biologico, biologico, e tutti stiamo andando verso, vogliamo fare il biologico, e poi vediamo chi ci riuscirà bene o male, va bene, perché poi tutti si nascondono dietro il fatto che si fa il biologico, vabbè, lasciamo stare questo discorso. Lo fa poi. In realtà, e quindi no, voglio diversificare, andare oltre, diciamo, fare anche quello che è nostro, anche per sostenere un po' la fase iniziale dell'attività e poi andare comunque oltre. Io mi occupavo e mi occupo ancora invece di tutt'altro, quindi sono proprio ignorante in materia, perché mi occupo di impianti tecnologici, quindi fibra ottica, ponti radio, trasmissioni dati, centralini telefonici, diciamo l'elettronica in generale. Comunque sono ormai 20 anni che faccio sto lavoro. C'è un po' di crisi nel settore, nel senso che i grossi stanno lavorando, i piccoli stanno andando piano piano a cadere, le aziende chiudono e quindi i lavori e le manutenzioni cessano, non aprono le nuove, gli impianti noi non li facciamo, e quindi di conseguenza sta andando un po'. Quindi è chiaro che lo scopo principale è quello di creare un posto di lavoro e comunque reddito, però c'è anche il fatto che c'è la volontà di farlo, perché comunque c'è il piacere anche di stare a contatto con la natura e quindi certo, entrare in questo settore. Niente di più, questo è. Nel frattempo aumentiamo. Nel frattempo aumentiamo. Forse questa cosa del microfono, della cosa, mi sposterei fuori, per essere proprio sincero, però abbiamo dei vincoli. Ma perché fuori un po' fa freddo, eh? Ma cioè, non... mettiamo al sole, guarda. Va bene, no, dai, scherzavo. Avanti. Chiaramente con l'incrementarsi del numero degli utenti, il tempo a disposizione per raccontare se stessi si riduce. Ma tanto gli utenti sono uniti. Non ho niente da. Questo vuol dire. Vai. Ciao a tutti, sono Fiorenzo, vengo da Valadone. Provengo da una famiglia di agricoltori di vecchio stampo, diciamo. E siccome in poche parole siamo verso tutti su una barca, come si dice, no? Per quanto riguarda di migliorare le nostre capacità, giustamente, di fare un prodotto sano come tanti anni fa si faceva con i contadini di una volta, c'erano meno industria, meno cose, meno smog e di tutto. E in poche parole ritornare alle campagne, almeno se non si produce, non riesce a produrre per, diciamo, per campare, per tirare avanti, almeno fare un prodotto sano per mangiarlo, giustamente dico, non c'è tanto da parlare, però voglio dire, ritornare alla campagna, almeno se pure che non si può fare tanto, almeno si può pure arrotondare o mangiarlo e stare bene. Però essere, dico, siccome c'è tanta gente magari che non ci pensa a queste cose, magari e pensa soltanto magari a buttare prodotti chimici e magari impestando pure il terreno a fianco delle persone e tutto. E quindi, come posso dire, dico, mi fa piacere pure, come, no, con gli anni, dico, riprendere pure quello che ha fatto mio padre e le persone di una volta. Ottimo. Tutto qui. E poi, non so, ho sentito parecchi frutti che una volta si coltivavano come albicocca, come, non so, forse pure olivo, come ho sentito, in senso che non si possono coltivare qua. E niente, dico, in senso, sono venuto qui per la cultura, diciamo, non basta mai, per sapere l'esempio di più e diciamo per le persone giuste che studiano, no, e ti insegnano. Ottimo, grazie. E niente, grazie. Un cellino, la prossima volta lo prenderemo. No, ve lo porto io se mi invitate di nuovo. Okay. Lo rubo dall'università per portarlo. Salve a tutti, sono Andrea, sono un libero professionista di Galatone, mi occupo della progettazione di impianti tecnologici, impianti elettrici, siete gas, no,
però stavo facendo segno perché siamo dello stesso settore. Mi contraddistingue il fatto che sono un curioso, quindi mi incuriosisce tutto quello che fa parte di questa vita, anche l'agricoltura. Ho un piccolissimo terreno di 1700 metri quadri e cerco di praticare qualcosa che imparo anch'io, diciamo con il passaparola oppure attraverso internet leggendo qualcosa. Uh-huh. Sono convinto che l'autosostentamento di una nazione provenga soprattutto dalla produzione di generi alimentari, e questo mi dà un, diciamo, una spinta morale un po' più forte per interessarmi a questo settore. Quindi mi aspetto di imparare qualcosa che serva a me, ma che serva comunque al territorio, anche se ultimamente sto pensando di abbandonare il territorio perché non ho trovato mai gente disponibile a collaborare senza interessi economici, e quindi mi sento demotivato per questo. Sono in questa situazione. Vabbè, non te ne andare, almeno oggi rimane. Vediamo, se riuscite a trattenermi, okay. Se riuscite, dai, vediamo, abbiamo una sfida. Rimarrò per i prossimi mesi, non prometto anni, però. Va bene, dai. Va bene, grazie. Ciao, sono Giorgia. Dunque, ho una formazione da interprete traduttrice. Mi sono formata inglese, tedesco e francese. Mi sono formata per lo più all'estero, però avendo un'azienda di famiglia che alla Massei affianca un'attività di produzione sia di olio biologico che di produzione e trasformazione di prodotti lattiero-caseari, mi interesserebbe, diciamo, approfondire per magari. Farò anche in seguito un master su queste tematiche, però per insomma avvicinarmi all'attività di promozione, agli strumenti di promozione dell'azienda, quindi anche per un'internazionalizzazione, vorrei approfondire un po' di più queste tematiche. Le certificazioni di qualità sono una cosa molto importante per però questo. Se non c'è chi se le compra, è difficile. No, sì, bisogna anche quindi preparare un attimo la mentalità delle persone che devono ricevere questo discorso, questa attività. Perfetto, grazie. Io sono Cristina e sono un socio della Comune Agricola Lunella, è un'azienda agricola biologica e nasce nel 1976 come azienda biodinamica, esportando all'estero i prodotti, per lo più in Germania, e quindi ecco, siamo attivi sul mercato da quasi 40 anni. E cosa fate? Cosa producete? Noi produciamo ortaggi freschi di stagione. Con marchio, attualmente da sempre siamo certificati Codex, quindi con marchio biologico. E quindi ecco, siamo stati sul mercato estero fino a che la crisi ce lo ha permesso, e negli ultimi anni abbiamo riscoperto e valorizzato il territorio con la fornitura dei GAS, gruppi di acquisto solidale, in provincia di Brindisi, in Lombardia. E che cosa ci aspettiamo da oggi? Noi siamo stati contattati da amici, per cui era un po' d'obbligo, ma comunque il confronto è sempre utile. E chiaramente l'interesse aumenta appunto sulla differenza e sulla possibilità appunto di poter affiancare il marchio biologico appunto al DOP, oppure cioè, quali sono le possibilità. E poi appunto negli argomenti del corso ci sono anche appunto le biodiversità, quindi certo. Le albicocche di Galatone, insomma, ecco, come valorizzare comunque il territorio, che per quel che ci riguarda, ecco, diciamo, abbiamo sempre cercato di tutelarlo, ecco. Certo. Con un discorso difficile, perché la battuta è arrivata: chi riesce a farlo bene e fare il biologico bene è difficile. Assolutamente. Bisogna crederci. Sì, sì. Bisogna crederci, perché le difficoltà sono veramente tante. Però siamo sul mercato, insomma, dal 1976, e noi siamo nati come azienda biodinamica, quindi il problema è che appunto
i figli riusciranno a cogliere questa potenzialità e quindi insomma... Quanti siete? Siamo quattro famiglie. Siamo quattro famiglie, siamo più di 25 persone con i figli. E lavoriamo, chiaramente abbiamo operai anche fissi esterni insomma alle nostre famiglie e è difficile però si può fare insomma. Sì certo, grazie a te. Vado veloce, io sono Fabiana, faccio parte dell'associazione Retaggi. Sono... Potreste gentilmente spostare la macchina perché arriva altra gente. Una Polo grigia. Blocchiamo la strada, non ci preoccupiamo. Va bene, niente. Passa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco, io mi occupo di valorizzazione del patrimonio culturale, anche il mio percorso, diciamo, un percorso diciamo, anomalo, divengo, insomma, la mia formazione accademica linguistica, storia della lingua, però ormai da una decina di anni mi occupo di progettazione e formazione in questo settore, patrimonio culturale in senso lato, dal monumento, insomma, dall'archeologia fino alla gastronomia. Da 4-5 anni in particolare mi occupo di valorizzazione dei prodotti agricoli, sia ripeto, come progettazione che come consulenza anche presso enti pubblici, scuole di formazione e associazioni private. Da un po' di tempo collaboro con una scuola di formazione a Casarano, io sono di Casarano, e proprio l'anno scorso in coda ad un percorso professionalizzante di contadino, frequentato da 14 ragazzi, con l'appoggio di questa scuola stiamo cercando di realizzare un orto urbano sempre a Casarano. Il pomeriggio dovrebbero venire i ragazzi che fanno parte insomma, di questo orto per in qualche modo insomma, iniziare a capire il mondo contadino in chiave futura. Cosa è l'agricoltura adesso, cosa potrà diventare, insomma come muoversi domani, cercando di avere ben presente che cosa è stata, insomma ecco. Che questo orto riesca poi a selezionare quelle cultivar tipiche, insomma. Pare di avere una, diciamo, una caratterizzazione precisa, insomma. I marchi di qualità sicuramente è un argomento molto interessante, bisognerebbe forse capire diciamo, se quanto servono, se il mercato riesce a recepirli, se in un periodo di crisi olio extravergine d'oliva a 0,99 alla Conad e poi invece mi propongono l'olio a 8 euro al litro, se io la forza, insomma. Certo. Forse c'è la base di un discorso culturale verso il pubblico da fare, no? Ma questa è una domanda, diciamo, che forse oggi, a cui oggi non riusciremo a dare risposta. Forse affronteremo proprio questo tema oggi. No, sicuramente lo affronteremo, però è una domanda ampia, chiaramente. Dovremmo stare qui sabato, domenica, io esatto. Rimango, voglio dire, volentieri. Mi scuso, ma io andrò via prima, sono arrivato in ritardo, vado prima, sono un pessimo editore, ma mi scuso da adesso. Visto che sta appuntando nella nostra esperienza, siamo da 3 anni su Campagna Amica presso il Consorzio Agrario di Lecce. Okay. Vedo che stai appuntando. Sì, sì. Tutti a me hai tolto la parola, velocissima. Una cosa da dire di tutte le persone dicendo cose, anch'io mi posso collegare. No, ma infatti guarda, io sto facendo una non te l'ho mai mi sarei per... no, mai mi sarei permesso di toglierti la parola. No, però sto sommando tutto. Guarda, tu hai detto da dire un bel po' di cose. Non ho detto basta, ho detto perfetto, grazie. No, ho segnato 2 cose importanti per quanto ti riguarda. Basta. Un altro registro. Salve, io sono Roberta Bruno. Ma posso parlare senza? No, ti spiego una cosa. Siccome sto facendo lo streaming, non è per qua, è per lo streaming. Allora, il gruppo di lavoro è formato da 4 anni, da un dopolavoro iniziale stiamo trasformando in cooperativa, siamo in startup.
e riproponiamo l'aridocultura. Abbiamo recuperato 4 varietà locali e siamo al lavoro da 2 anni. In questo momento i ragazzi sono sui campi a Fasovesce, in realtà. Stiamo provando il censimento delle varietà che sono state innestate. Siamo qua a capire. Allora, dello specifico pomodori di Penda, stiamo recuperando la varietà autoctona del Serbo, sono 2 anni che siamo in campo sperimentale. L'aridocultura è la cultura senza acqua, quindi aridocultura. Io sono Manuel Bruno, sono un commerciante, con l'agricoltura non c'entro molto, ma principalmente un bar, attività genere alimentare, cose. E niente, con l'agricoltura non ho molto a che fare. Sì, ci volendo sì, molto, però io c'entro poco. Io personalmente sì, quindi diciamo la curiosità è il motivo che mi porta qui. Ciao a tutti, niente, io sono Nico Leonardo. Io lavoro in campagna da un po' di anni, però ovviamente non, cioè, lavoro come dipendente, quindi il mio obiettivo appunto è cercare di quindi appunto cercando di capire quali sono i meccanismi per arrivare a questo scopo. E siamo una terra che da sempre appunto ha vissuto, cioè ha sfruttato più che altro la terra per la campagna per vivere, quindi in un periodo di crisi perché non ritornare a quelle che sono le nostre origini, insomma. Assolutamente, grazie. Io sono Paola e ho lavorato qualche volta in agricoltura, diciamo quando frequentavo l'università per sostenermi gli studi. Adesso sono un po' in crisi economica e quindi vorrei cercare di capire come fare reddito con l'agricoltura. Ok, grazie. Ok. Allora, intanto vabbè, scusatemi se ho dato meno tempo, più tempo a qualcuno, però se è aumentato il numero degli utenti, io avevo... partiamo. Ci sono delle sedie qui davanti, ho visto quello che c'è nella porta, abbiamo sistemato il sistema. Ok. Ora... Io ho segnato qua sulla lavagna, come si faceva ai tempi della scuola, alcune parole che mi hanno colpito della vostra presentazione, che non era chiaramente, diciamo, fatta per sapere il vostro nome, che tra l'altro non mi ricorderò mai, a meno che diciamo, non rimanga qui a lungo, ma più che altro per capire un po', facendo quello che ormai si fa con le tecniche informatiche, capire un po' quali sono le parole che voi utilizzate dal punto di vista proprio semantico per raccontare voi stessi e il motivo per cui siete qui. E sono emerse delle parole che nel corso della nostra discussione di oggi emergeranno tante volte. Sulla proiezione trovate qui una domanda, che è la domanda, diciamo, alla quale ciascuno di voi a diverso titolo, in diverso modo, si è esposto presentando se stesso: patrimonio culturale, tipicità, chi fa veramente il biologico, recupero delle vecchie varietà, curiosità. C'è da porsi però un quesito fondamentale prima di iniziare la discussione sul tema della certificazione della qualità, ovvero cosa significa qualità? Cioè, quando io dico pessima qualità, buona qualità, ottima qualità, che cosa intendo dire? Non come imprenditore, come affezionato della terra, come appassionato, come commerciante di prodotti agricoli, come utente, cioè come consumatore. Quando io dico questo è un prodotto di qualità, lo dico sulla base di quale, diciamo, grado di valore, quale scala di giudizio, quale parametro. Cioè, quando io dico, tra l'altro, piccola parentesi, ormai qualità, di qualità vuol dire di buona qualità, perché chiaramente non ci sono prodotti agricoli in giro che vanno in giro dicendo noi siamo di pessima qualità, comprateci. Quindi quando noi diciamo
magari bevendo un bicchiere di vino, questo è un vino di qualità, o mangiando un pomodoro coltivato in agricoltura, questo è un prodotto di qualità. Che cosa, a quale parametro, diciamo, ci ispiriamo? È una domanda fondamentale. Cioè, quando, chiunque di voi voglia rispondere può farlo, cioè, se, quando io penso a una cosa di qualità, a che cosa mi ispiro? Al sapore? Al colore? Alla storia? Al fatto che esista un terzo che ha detto questo è di qualità, quindi compralo? Quindi quali sono i parametri sui quali fondiamo la qualità? Prego. Cioè io suppongo che quel prodotto non sia sofisticato, perché purtroppo oggi sta governando la sofisticazione in tutti i campi, soprattutto in quello agroalimentare. Certo, ok, quindi non sofisticato. Mi chiedo cortesemente di utilizzare il microfono, lo streaming non dovrebbe. Ci sono due disposizioni. Il raggiungimento di elevati standard, di a livello di apprezzamento, quindi di gusto, di e di forma, però senza sofisticazioni, mantenendo il prodotto quanto più naturale possibile, quanto più genuino possibile. Ecco, genuinità. Allora, riassumo per ora: non sofisticato, genuino e standard, sono l'altra parola. Poi viene in mente qualcos'altro? Cioè, proprio sì, pensi... sfruttamento della manodopera agricola. Etico, diciamo, possiamo sintetizzare come etico? Senza sfruttamento di manodopera agricola. Ok. Beh, ma queste sono cose che un consumatore che arriva al supermercato non sa. Uno che entra a Fulcredo non sa, se acquista un pomodoro lo fa sulla base del fatto che ne va odorare di pomodoro e non deserra, no? E quindi? E quindi è prima di tutto sulla base del fatto del gusto. Poi da là si scaturisce tutto il resto, se uno vuole informarsi. Ma tu quando vai a comprare qualcosa, sinceramente? Sì. Vabbè, se vai dal fruttivendolo magari sì. Ma se vai al supermercato e compri l'insalata confezionata già tagliata, la quarta gamma, riesci a sentire? Non la compro, assolutamente. Ok. Il problema, a mio avviso, è la base. Cioè, noi... Aspetta Marco, abbiamo questa... Il microfono, sì ragazzi, scusatemi, questa cosa ci servizzerà per tutta la durata. Sì, un po' limitante, no? Sì, sì, forse il problema è un po' la base. Cioè, paradossalmente noi siamo talmente stati abituati, diciamo, ad un gusto medio... Che gusto medio, diciamo così, no? Controllato. Sì, sì. Insomma, se io vado a proporre ad un acquirente medio un prodotto di qualità, no? Anche il pomodoro in agricoltura, è un prodotto, diciamo così, da supermercato, paradossalmente il mio gusto è talmente abituato al prodotto di supermercato che difficilmente, insomma, io sono abituato a riconoscere, no? Il parametro del gusto. Esatto, no? Ok. La stessa cosa. Questo è un elemento fondamentale. Forse bisogna insistere, scusate, ma bisogna proprio insistere su rieducare proprio la pupilla, la pupilla. Sì, sì. Altrimenti ha voglia di parlare di marchi di qualità. Assolutamente. D'accordo. Lo riconosci più rispetto al sapore e dici no, questo non è buono, perché sei abituato ormai a un target di situazioni. Ma guarda, non c'è più questa, cioè se prendi un bambino oggi di 10 anni che lo abitui a questo tipo di alimento. Due ginocchi, uno è stato pompato e l'altro no, te ne accorgi subito, no? Sì, no, parlo. Sì, allora, no, okay. Allora, stiamo dicendo la stessa cosa. Stiamo allora, dicendo la stessa scusate, cosa. C'è il microfono, poi parliamo tutti insieme, qua rischia di diventare porta a porta. Stiamo dicendo la stessa cosa, non è. Stiamo dicendo la stessa cosa, no, il fatto dice è che un bambino comunque se ne accorge. Tu dici che sì, no, è come dire per buono percepisce, come ha sempre mangiato quello, anche mentalmente dicono quello è buono, per buono percepisce quel grado di schifezza. Sì, sì, sì. Poi gli dai qualcosa e poi dice no, non è buono questo, invece è quello che una cosa diversa, sì. Che, uno... che siamo in grado di riconoscerla la qualità. Ok. Ma devi dare la cultura però, esatto. In modo. Se non ok. Ce l'hai, dice che lui è fiacco, no, fiacco, lo puoi dire al microfono così. Allora, ancora una volta, oltre a questi termini che ho segnato, avete detto tutti cose assolutamente corrette. Però, quando
io dico, faccio un esempio banale, questa brocca è di vetro, mi riferisco a una serie di canoni uniformi, nel senso che tutti vediamo come è fatta, tocchiamo e sentiamo che suona come il vetro, la vediamo e vediamo che è di vetro. Sappiamo tutti che il vetro generalmente è trasparente, quindi abbiamo un canone di riferimento che ci consente di dire ok, non sto dicendo una stupidaggine, è così. Quando però parliamo di qualità dei prodotti agroalimentari, parliamo, e l'avete detto correttamente, cioè è emerso, parliamo di un parametro che varia a seconda delle latitudini, a seconda del vissuto, a seconda del tempo. Io condivido il fatto che, per esempio, l'esperienza e la cultura siano gli elementi fondanti, nel senso che se io veramente do a un abitante, diciamo, del nostro territorio, un finocchio coltivato sotto serra e un finocchio coltivato in terra piena all'aperto, al gusto ma anche alla vista, anche un palato non esercitato riesce a riconoscerne le differenze. Ma è corretto quando si dice, quando tutti abbiamo detto sostanzialmente, penso che sia un concetto, come dire, condivisibile, che il palato, intendiamo dire il nostro, diciamo, vissuto di gusto organolettico, è assolutamente appiattito sull'abitudine. Io ho una bambina, diciamo, di quasi 3 anni, cerco di, da piccola, di abituarla a sapori molto diversi. Perché mio padre mi ha abituato a sapori diversi e suo padre l'aveva abituato a sapori diversi. Però noi siamo una nicchia. Noi fortunati abitanti del sud, nel quale c'è 4.000 ettari di terra, poi i 4 ettari di terra, 1.800 metri quadri. No, no, che si sappia, abbiamo proprietario di 4.000 ciascuno di noi, io per primo, ma penso tutti voi l'avete detto, infatti l'ho segnato, con le tradizioni dei contadini, ritornare alla terra, ciascuno di noi condivide un vissuto comune. Penso che ciascuno di voi abbia in famiglia almeno un parente che viene dalla campagna. Io ce l'avevo tutti, cioè proprio mio nonno, l'altro mio nonno, mio padre, il fratello di mio padre, mio fratello. Cioè, voglio dire, noi abbiamo una consapevolezza, una conoscenza anche tacita, non appresa dai libri, delle caratteristiche dei prodotti che ci consentono di riconoscerne alcuni parametri di qualità. Però ritorniamo all'extraterrestre che adesso passa di qua e vede tante macchine. Se qua viene uno che non parla la nostra lingua, che non condivide il nostro vissuto, che non ha degli standard, che non ha la nostra cultura, che magari legge i giornali e trova scritto falso parmigiano reggiano trovato nel nord della Puglia, cioè quella è l'informazione di base, e venisse da noi e ci chiedesse: scusate, ma che cosa è la, cioè, quando dite di qualità, che cosa volete dire? Al di là di, cioè, è proprio, facciamo lo sforzo di dire, voglio spiegare a un bambino che una cosa è di qualità, non dico buona o non buona, dico di qualità. Poi è chiaro, ci sono parametri personali, a me può piacere il pomodoro coltivato in agricoltura che magari ha un sapore straordinario, mi fa esplodere le papille gustative, poi giustamente il consumatore medio a cui si faceva riferimento è abituato a fare la spesa all'ipermercato, a trovarlo confezionato, lavato, impacchettato. Tutto comodo, ok. Lucido, bello, pulito. Ed è quello che comanda il mercato. Attenzione. Cioè non sei tu, è brutto dirlo. Non ancora, Non ancora, sì. No, no, io sono d'accordo con te, però i dati di mercato, cioè è quello, cioè quando facciamo, scusate, riferimento al consumatore medio, intendiamo dire
persona di sesso maschile, di età compresa tra 40 e 50 anni, con potere di acquisto superiore ai 10.000 euro all'anno, occupato, oppure donna, massaia, con figli, cioè, ragioniamo nella logica della, del mercato, dell'indagine di mercato. Quando ti chiamano a casa e ti dicono: se mettessimo sul mercato un nuovo pancarré fatto con lieviti autoctoni, confezionato, lo comprerebbe? Sì, no. Questo è il mercato. Attenzione. Poi esiste un mondo, che è questo che abbiamo scritto qua, che va valorizzato, va educato, va accoccolato, va rieducato. Esistono i gruppi di acquisto, esistono tante forme, poi ne parliamo. Però sostanzialmente la domanda è questa: cosa significa qualità? La qualità oggi, io ho fatto questa considerazione generale, rappresenta la chiave di volta per sostenere il sistema agroalimentare, che è un settore nevralgico per l'agricoltura, cioè per il contesto nazionale, si chiama tuttora settore primario, sussidiario di quando andavo io a scuola elementare, cioè settore primario, primario vuol dire primo, ok? Che si trova ad affrontare una drammatica serie di problemi, tra cui scandali alimentari, tutte le promozioni del Made in Italy all'estero, contraffazione alimentare, eccetera. Tra l'altro, e questo ci ricollega alle considerazioni che facevamo all'inizio, man mano che la competizione mondiale, diciamo, sul mercato aumenta, tanto più la guerra è spietata. Nel senso che il famoso consumatore medio comanda, la grande impresa agroalimentare, il grosso gruppo agroalimentare, la multinazionale agroalimentare, impone l'impoverimento della varietà agricola a favore di un prodotto standard, perché questa è la questione fondamentale. Lei giustamente ha detto: io quando parlo di qualità devo parlare di alcuni standard, cioè devo avere dei, come dire, sapore acido, troppo acido, non di qualità. Ok, cioè la tendenza è quella di avere dei parametri, come in tutte le cose, per carità. Quindi, man mano che la crisi aumenta, man mano che il fenomeno di aggregazione è morte, nel senso che grossi gruppi, i piccoli fuori, man mano che l'orientamento del consumatore varia e viene dominato dalle campagne di comunicazione di massa, virali e così via, in realtà l'operazione, diciamo, è un'operazione al contrario. Ci stanno inducendo, ci hanno indotto a ritenere che il prodotto agroalimentare debba avere delle caratteristiche. Un esempio per tutti: la frutta. Alla vista, tra una mela cerata e una mela nurca, piccola, schiacciata, bruttarella a vederla, molto rugosa, uno, anche perché le fiabe, diciamo, raccontavano della mela di Biancaneve, tende a prendere quella bella, tutta della stessa dimensione, lucida, di un rosso che ti riempie gli occhi e non di un rosso antico come la mela annurca. C'è proprio una questione, non so se è chiaro, di marketing. Ora, io tra le tante definizioni, diciamo, di qualità che si possono dare, perché poi la qualità, ripeto, è soggettiva, è come dire: a me piace l'uomo, a me piace la donna, come, è una considerazione assolutamente, strettamente personale. Io posso ritenere di qualità la Coca-Cola e posso ritenere di qualità il chinotto DOP fatto in Calabria, ok? È una questione personale, però noi ce la dobbiamo dare una regola, cioè ci dobbiamo dire, secondo noi, unanimemente, la qualità come può essere, diciamo, definita. E io non so se voi riuscite a vedere di là, però allora io qua ho scritto che la qualità, io ho preso questa definizione dal dizionario economico Oxford, nel quale si dice: la qualità è l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che si riferiscono alla sua capacità di soddisfare bisogni espliciti o impliciti. È una definizione molto fumosa, ma è quella più ampia che ci consente di fare tutti i ragionamenti che faremo. Sostanzialmente questa definizione parla di concetti chiave. Intanto la qualità è applicabile sia a un prodotto che a un servizio.
concetto base, ma lega queste proprietà alla capacità di soddisfare bisogni espliciti o impliciti. Cioè bisogno esplicito è nutrirsi, bisogno implicito è bere la Coca-Cola, cioè avvertire l'esigenza di usare la Coca-Cola per digerire, per fare proprio un esempio pratico, quasi come fosse un medicinale, non lo so se... A me è capitato, cioè no, non voglio... Ok? Sto malissimo. Quando stai malissimo bevi la Coca-Cola. Ma se sto proprio male la Coca-Cola, sì. Se no non l'ho mai bevuto. Però è un bisogno implicito, cioè... Ok. Quindi, diciamo, se volessimo sintetizzare questa definizione, che è la più ampia, dovremmo parlare di rispetto di norme e conformità a certi criteri, parametri o standard, cioè dovremmo dire, darci una regola e dire, oh ragazzi, di qualità è questo, secondo una tabella, delle norme che ci diamo. Vuol dire anche parlare delle caratteristiche organolettiche del prodotto, cioè non solo dei parametri che noi ci diamo, ma del sapore, della storia che il prodotto porta con sé, quindi la qualità ambientale, parlare di tipicità del prodotto, parlare di biologico, etico. Altra cosa importante per declinare la qualità, questo adesso stiamo parlando in generale, è il fatto che la qualità non è un concetto che si limita a un pezzo del prodotto agroalimentare. La qualità o la fai trasversalmente o non la fai. Cioè non puoi dire biologico, per fare un esempio banale. Biologico al prodotto finale. Ok, compro la piantina da o il seme biologico, perché poi la filiera agroalimentare è quella, c'è sempre la solita la canzone, per fare l'albero ci vuole il seme e così via, molto banale. Però sostanzialmente la logica è questa, tutti i singoli aspetti della filiera agroalimentare devono rispondere a queste norme di conformità e raccontare una tipicità, una qualità ambientale e così via. Il biologico, faccio tutto bene io azienda certificata biologica, a fianco a me c'è il convenzionale, ma quello è biologico? Secondo la norma, sì, perché c'ha il rispetto delle aree di confine e così via, ma nella realtà non è biologico, ok? Per cui, e di qua anche un'altra serie di considerazioni, adesso faccio riferimento più a lei, però più o meno il tema del biologico l'abbiamo preso tutti, cioè ci stiamo dentro. Io ho lavorato a lungo per la più grossa associazione di produttori biologici italiani, che è l'Associazione dei Produttori Biologici dell'Emilia Romagna, che adesso si chiama FederBio, Federazione dei Produttori Biologici, che è stata attaccata migliaia di volte perché le norme che loro proponevano, dato che loro sono praticamente l'associazione di categoria, diciamo così, dei produttori biologici, erano in alcuni casi troppo restrittive, in altri casi troppo ampie, e tra l'altro le società chiamate a fare la certificazione del biologico, pur di prendere la consulenza, come dire, il biologico lo certificavano. Più complesso, per chi non lo conoscesse, il biodinamico, cioè il biodinamico è proprio essere ortodossi, essere dei pasdaran della terra. Però ecco, quello che voglio trasmettervi in questo momento è che il concetto di qualità con gli standard e così via è un concetto trasversale, ok? Non è la macchina che dici c'ha una frenata pazzesca e poi lo sterzo si stacca. È un concetto trasversale, ma è un concetto anche soggettivo, cioè è fondato su una serie di norme che ci si dà. E come al solito le maglie del setaccio si allargano o si stringono a seconda della volontà di chi decide di aderire a uno standard, o che è uno standard produttivo. Quindi per, diciamo, sintetizzare, visto che sono consapevole del fatto che il concetto allo stato attuale che ci siamo dati è molto ampio, io ho mutuato, diciamo, il fatto che può essere utile per definire quali sono i requisiti che compongono la qualità, ricorrere a due termini inglesi facilmente traducibili in italiano, che sono must e want.
che è uno schema abbastanza diffuso, che non appartiene però alla nostra cultura. Apro e chiudo parentesi, la cultura della certificazione della qualità non è, ok, no, non è fondata sul volere, ma sul si deve. E tra l'altro non appartiene alla nostra cultura nazionale, intendo dire, nonostante il fatto che noi siamo i più grandi, diciamo, produttori di marchi di qualità a livello comunitario, tra i più grandi, non i più grandi, ok? Si deve, cioè sono tutti quegli elementi che devono essere valutabili in maniera certa perché un prodotto sia dichiarato accettabile. Ok? Cerchiamo di fare un esempio per rendere la cosa pratica subito dopo. Want sono elementi variabili che corrispondono a desideri o ad aspettative che servono per decidere sulle scelte. Allora, parliamo di un prodotto facile, proprio facile facile, visto che ci siamo. Allora, quanti di voi conoscono l'arancia del Gargano IGP? Uno. La Bella di Cerignola. Uno. Il Salice Salentino DOC. Salice Salentino. Mi sono avvicinato. Il Negramaro. Non il gruppo. Il Negramaro. Ok. Lo conosciamo tutti. Qual è la differenza tra il Negramaro e il Salice Salentino? Boh. In parte il vitigno, la provenienza, la zona di produzione, il gusto, il sapore e così via. Ok, ma cosa deve essere il Salice Salentino e cosa deve essere il Negramaro? Cioè, cosa deve rispettare per essere definito Salice Salentino o Negramaro? Caratteri, innanzitutto caratteristiche di gusto, deve rispondere a determinati standard. Ad esempio, il Negramaro un po' più. Il microfono non sarebbe. Questa cosa del microfono ha detto ci manderà al manicomio, io lo so. Io ispiro il microfono. Io basta tenerlo in mano. Ad esempio il primitivo è un po' più forte, un po' più aspro, un gusto, il Negramaro un po' più dolce. Probabilmente anche a livello organolettico ci sono delle differenze, però non essendo né un sommelier né un esperto, diciamo, non le conosco queste. Ora, diciamo, emerge un altro tema. Io devo fare una premessa veloce, scusatemi se sono, diciamo, su questa parte un po' prolisso, nel senso che è fondamentale poi, dato che l'utenza è molto variegata, cioè c'è lei che potrebbe venire al posto mio e raccontare la sua esperienza, dato che io non ero ancora nato quando la sua cooperativa faceva, non lei, la sua cooperativa faceva questa cosa. Però dobbiamo per forza partire dall'alto per arrivare poi alla strettissima contingenza, visto che l'uditorio è molto ampio, però secondo me è d'obbligo fare questo percorso. Ricordate, dicevamo deve e può. Quando si parla di qualità dei prodotti agroalimentari, il deve corrisponde al rispetto di norme ed attiene alla sicurezza alimentare. Ok? Sicurezza alimentare che qualcuno di voi mi ha citato, sanità dei prodotti. Ora, un prodotto per essere di qualità, potremmo dire, deve sicuramente rispondere a dei requisiti di sicurezza alimentare. Sicurezza alimentare porta con sé il fatto che, a seconda della regola che ci si dà, immaginatevi i francescani, no? Che si sono dati una regola, la povertà, l'elemosina, il saio, i sandali, però ci sono pure i preti.
Ok. Allora, a seconda della regola, però il criterio di partenza, francescani e preti, teoricamente è che non possono avere figli. Faccio un esempio banale, quindi dal punto di vista della sanità, c'è una sanità dell'apparato riproduttivo in incolumità e una non sanità mentale, forse. Però è una considerazione personale. Quindi dal punto di vista del must, ci deve essere una sicurezza alimentare. Quindi il prodotto, per essere di qualità, deve essere sicuro, sano. Poi quella freccia in rosso ci porta alla qualità, cioè alla volontarietà di un'azienda, un'organizzazione, di sottoporre il proprio ciclo produttivo alla verifica di un terzo per dire: guarda, io ho deciso di fare meglio, ok? Secondo te come posso arrivare a certificare, e qua viene un'altra parola chiave, il certificato di qualità, come posso certificare il mio ciclo produttivo per dire che è di qualità? Tra l'altro questo tema, per chi diciamo guarda un po' in giro etichette, bigliettini da visita, passa da quello che per legge si deve fare, e quindi rispetto della normativa sul lavoro, il rispetto della normativa sul pagamento delle tasse e dei contributi, a quello che si può fare e che è quello che noi mettiamo in mostra. Cioè, quando io mi sono presentato ho detto: la mia società è una società certificata ISO. Volevo dire, se avessimo condiviso diciamo la conoscenza degli standard qualitativi, che la mia società abbatte gli sprechi, si è data una regola interna in base alla quale miglioriamo quotidianamente le nostre performance, rispettiamo la normativa sul lavoro, rispettiamo una serie di cose, ma dicendo ISO io dico rispetto uno standard di qualità dato da norme internazionali, e dico anche che ogni anno da noi viene qualcuno a dire: ok, ti posso riconfermare la certificazione, oppure hai sbagliato, no, devi migliorare, poi forse te la posso attestare. Quindi, data questa definizione, quindi l'insieme dei parametri, degli standard che rispondono a esigenze del prodotto e che provengono dal di fuori del prodotto, quindi consumatori, azienda, l'altra domanda fondamentale è: che cosa reputiamo di qualità, consideriamo di qualità, percepiamo di qualità? Che è un po' l'altra parte della discussione che è emersa, ovvero sia il gusto, il sapore, il vissuto, la tradizione, la tipicità. C'è tutto l'aspetto, come dire, più soggettivo, più che appartiene alla sfera personale del gusto, del ricordo emotivo e così via. Ancora una volta io ho fatto ricorso, diciamo, a dei termini anglosassoni. Posta la definizione che ho riportato qua in alto a destra, in giallo, la definizione che abbiamo dato, scritto, indica che la qualità è una nozione complessa, che fa riferimento a valutazioni in parte aleatorie e in parte soggettive. Quindi, come si valuta la qualità? So che sembrano domande filosofiche. Senza aspettare la vostra risposta, anche perché buon microfono, andiamo avanti, poi spegniamo i microfoni e parliamo. Secondo i più, per valutare la qualità si deve avere una evidenza della qualità, cioè tutti quegli attributi, qualità, caratteristiche rilevabili e valutabili prima dell'acquisto, direttamente sulla base della rispondenza a ben definiti caratteri. In una parola, l'etichetta, il marchio. Ora, su questo tema, per riportarci alla terra, a noi stessi, noi siamo abituati ad andare a comprare la verdura dal vicino, dall'ortolano sotto casa, dall'amico dell'amico dell'amico. Ci fidiamo, c'è una questione di fiducia, abbiamo degli elementi, dei parametri che ci consentono di dire: so dove c'è il terreno quest'amico, so che intorno magari non ci sono discariche,
so come la pensa, lo mangia lui, lo vedo che sta bene, lo compro pure io. Esatto. Quindi noi abbiamo una cultura, diciamo, dell'acquisto dei prodotti agroalimentari molto deviata, molto di filiera corta. Astraiamoci, andiamo a vivere a Milano. Dove vai a fare la spesa? All'ipermercato. Io ho una sorella che per stare vive a Vimercate. Sono stato una sola volta nella mia vita, purtroppo. Però la spesa la si fa a questo centro commerciale che è quasi più grande del paese, dove il rispetto però delle norme dell'etichettatura è fondamentale. Tu nella grande distribuzione non entri se non hai le carte a posto. Ok? Quindi teniamo a mente questo termine etichetta e marchio. Evidenza. Cioè ci deve essere evidenza di qualcosa. Esperienza. Sono tutti quei parametri che si rilevano soltanto dopo l'acquisto, attraverso l'utilizzo del prodotto, e dopo ripetuti acquisti vengono, diciamo, consolidati. Cosa vi dà fastidio? Il vengono consolidati, diciamo, nel proprio vissuto. Cioè compro un prodotto la prima volta, lo assaggio, ok, provo, lo compro la seconda volta, comincio a dire questo prodotto mi piace perché ha queste caratteristiche, poi se lo assaggio più volte, è un gioco che si potrebbe fare, sarebbe molto utile anche farlo qua dentro con chi viene a contatto con la realtà, se dessi una tabella con dei parametri, con dei gradi di giudizio, riuscirebbe ad esprimere alcuni, diciamo, valori di questo prodotto. Terzo parametro, la fiducia, che è quello che noi, guardate, se è vero quello che ho detto io, ma per me vale così, perché io sono così nei miei acquisti, me ne rendo conto, la fiducia è il primo parametro, cioè non c'è prima l'etichetta, poi l'esperienza di assaggio e poi la fidelizzazione. Io, solo perché mio nonno era amico del signore che c'aveva l'orto, continuo ad andare da lui, perché, diciamo, mi fido di come produce lui l'insalata o i pomodori. Sono di fatto, quindi, scrivendo, quegli attributi del prodotto la cui conoscenza si fonda sulla fiducia dell'acquirente che il bene presenti determinate caratteristiche che non possono essere rilevate direttamente e ci si deve affidare ad elementi non oggettivi. Entriamo ancora più nello specifico. L'approccio alla certificazione, che è il metodo attraverso cui io attesto la qualità, quindi certificare un prodotto come biologico, come DOP, come IGP, come STG o come etico o come halal, vuol dire sostanzialmente che qualcuno ha dato un bollino, ok? Tra l'altro, i bollini più famosi che noi conosciamo sono i bollini commerciali, i marchi commerciali, non i marchi di certificazione. Il marchio la banana, le banane. Vi ricordate la pubblicità delle banane? Che c'era il bollino blu con la signora Chiquita, che era anche recente. Il bollino può stare o può non stare sulla banana. Ma dietro questo bollino che c'è? Da dove vengono le banane? Come vengono prodotte? Chi le lavora? Come vengono maturate? Come vengono maturate? Come vengono conservate? Quello è un marchio commerciale. Però nella nostra testa la banana è Chiquita. Ok? Dove? Dove? Se non è Chiquita, non è banana, dice la pubblicità, però è quello, cioè io lo faccio per lavoro, però è quello che ti resta nella testa, come dire, è il marchio commerciale, ma questo lo facciamo in tutto, non solo nell'agroalimentare, ok? Quindi
quindi io non vorrei che si facesse una confusione, che poi è quella che porta alla discussione vera che io voglio fare con voi, cioè il fatto del valore di queste certificazioni. Adesso ci arriviamo gradualmente. La potenza di un marchio DOP o del biologico rispetto al Dole, Chiquita, De Cecco, Barilla, per citarne alcuni, qua vicino a noi, vabbè, non proprio vicino, Feudi di Guagnano, Due Palme, Leone de Castris, qual è, diciamo, la rilevanza, la reputazione del marchio? Due Palme dice prima DOP Salice Salentino o dice prima Due Palme? Dice prima Due Palme, proprio perché la tendenza, e questo ve lo dimostrerò nella seconda e ultima parte della nostra chiacchierata, del consumatore non è quella di andare a vedere DOP, IGP, è il marchio commerciale, perché è quello che viene traghettato, trasmesso, è la potenza del marchio, che tra l'altro uno se lo sceglie, quando noi diamo un logo, lo facciamo perché piace a noi, ma perché deve piacere soprattutto al target di riferimento. Ok? Prego, microfono. Questo è un ragionamento a uno che si è fatto la mia esperienza al dettaglio. Sì. Se si imbarcano i confini nazionali, sì, quello che richiede il mercato estero sono DOP, GT, DOC, eccetera. Assolutamente. Assolutamente. Quindi prima, semmai prima del nome, in quel caso metteranno la certificazione. Considerazione correttissima, che però conferma quello che ci stiamo dicendo. Dipende molto da dove vogliamo andare. Lei, giustamente, raccontando la sua esperienza, dice: il mio mercato di riferimento prima era la Germania, io l'ho segnato apposta. La Germania non era 20 anni fa un mercato che aveva una domanda di prodotto tipico, biologico, però sono tedeschi. Quando io dico sono tedeschi, intendo dire che sono tedeschi, le cose le studiano, le osservano, le provano, si informano, si acculturano, sono, adesso uso, diciamo, magari degli stereotipi, però sostanzialmente io che ho accompagnato delle imprese a fare delle campagne di comunicazione in Germania, ho notato che il consumatore tedesco è pronto, curioso e attento osservatore, ma nel momento in cui tu gli proponi in assaggio un olio DOP Terra di Bari, va subito a prendere un prodotto, diciamo così, da mettere a confronto. Dice: ah, vabbè ragazzi, voi mi dite che questo è DOP, poi si ha imparato la tecnica di degustazione dell'olio, va al supermercato e compra un'altra denominazione di origine o l'olio convenzionale. Se percepisce che non c'è sostanziale differenza, se non, come ci diceva prima, una differenza di prezzo, dice: vabbè, non mi interessa. Quindi condivido quello che dici tu, sostanzialmente, e lo dicevo prima, il concetto, non so se è già arrivato, il concetto di qualità è un concetto che varia a seconda della latitudine, ok? Di qualità ci sono anche gli insetti che si mangiano in alcuni altri contesti territoriali, in altre culture enogastronomiche. Così come, giustamente, quando le nostre aziende agroalimentari vanno all'estero, a seconda delle indagini di mercato sul consumatore medio, orientano la propria comunicazione su alcuni elementi piuttosto che su altri. In realtà variano anche le ricette dei prodotti. Variano le ricette dei prodotti, li modificano. In alcuni casi perdono la denominazione pur di vendere all'estero. Però il concetto che voglio trasmettervi, e penso che sia chiaro, è che la DOP, l'IGT, il biologico, il biodinamico, rispondono a quella parte del volontario. Cioè io scelgo volontariamente di fare il biologico, scelgo volontariamente di aderire a una denominazione di origine, non è il devo, ok? Quindi o lo vuoi fare e lo fai, oppure sei un prodotto convenzionale, commerciale, che ha le stesse possibilità di mercato. Oggi,
rispetto a una denominazione di origine. Giustamente prima, non mi ricordo chi, a parte lui che è andato via, diceva l'olio. Senti, scusi, a proposito di qualità, possiamo stabilire che in base al prezzo, a proposito dell'olio, possiamo dire appunto che la qualità si stabilisce esclusivamente in base al prezzo? No, no. Assolutamente no. Il prezzo non contribuisce a definire la qualità del prodotto, o meglio, noi siamo tendiamo a dire che un prodotto che costa di più è più buono. Quindi comunque questa cosa è implicita nella nostra mente. Esiste? Esiste anche. I costi della certificazione è un tema di cui parliamo velocemente tra un po'. Cioè, certificarsi costa. Perché devi uniformare i tuoi standard alla determinate norme. Deve venire qualcuno a verificarti. Non compri pesticidi a buon mercato per fare il biologico, ne compri degli altri principi attivi che costano, quindi influiscono sul prezzo del prodotto. Quindi generalmente potremmo dire che prodotto di qualità uguale maggiore costo, ma non è sempre detto, ok? Però certo, sull'olio, un olio a 0,99 centesimi al litro non è olio extravergine d'oliva, cioè leggete l'etichetta. Ok, lasciamo stare questo schema, entriamo, diciamo, nella grafica. I marchi di qualità riconosciuti a livello comunitario e pertanto anche da noi sono DOP, è uno dei marchi più conosciuti e si riferisce alla denominazione di origine protetta. Viene attribuito dall'Unione Europea a quei prodotti agricoli o alimentari le cui peculiari caratteristiche qualitative sono dipendenti dalla zona geografica in cui avviene tutto il processo produttivo. Tutto il processo produttivo. Il regolamento di riferimento è quello che vedete lì, inutile che lo cito. Generalmente è il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese che serve a designare un prodotto agricolo alimentare originario di tale regione, di tale paese o di tale piccolo contesto, la cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Facciamo un esempio così ci capiamo. Mi dite, faccio una domanda a caso perché do già il microfono a chi mi deve rispondere, il prodotto DOP che conosci, quello che conosci di più, che ti viene in mente ora, uno qualsiasi. Il parmigiano forse. No. Parmigiano reggiano, DOP. Cosa vuol dire che che un formaggio è DOP, perché poi i formaggi, i prodotti lattiero-caseari DOP ce ne sono tantissimi. Vuol dire che, guardando a questa definizione, faccio delle domande. È corretto se io dico che le mucche pascolano tutte nel territorio del Regino? Non tutte, non tutte. Per essere DOP? Sì. Per essere DOP? Reggio Emilia. È corretto? Sì. Corretto. È corretto se dico che il latte viene lavorato soltanto da... la prima lavorazione avviene in stalle che stanno nel territorio della denominazione di origine? Sì. E se dico che, faccio per dire, quel formaggio lo si può fare solo lì perché lì le condizioni climatiche consentono una conservazione che va dai 12 ai 24 ai 36 mesi. Cioè, se io volessi, in sostanza, se io volessi fare il parmigiano qua in Puglia, potrei farlo? Non nel DOP. Come? No, non nel DOP. Cioè, potrei fare un formaggio simile, vi dico un nome che non ha niente in meno, ma che non è parmigiano reggiano. Perché non è parmigiano reggiano? Perché le mucche non stanno là, ma stanno qua. Perché l'azienda casearia non sta là, ma sta qua. Perché qua le condizioni pedoclimatiche sono diverse. Ma c'è anche un altro elemento fondamentale.
Perché il parmigiano reggiano, per essere definito DOP dall'Unione Europea in base a quel regolamento 510 e così via, ha fatto una istanza e un percorso lunghissimo nel tempo, un percorso che parte da 30 anni prima di quando hanno fatto la domanda per avere il riconoscimento. Perché quando là si dice fattori naturali e umani, per essere definiti DOP o prodotto tipico oggi in generale, questa è una caratteristica che vale per tutte le denominazioni, io devo essere in grado di attestare che già prima di me si faceva, quindi appartiene a quegli elementi della tradizione e del ricambio generazionale, del ritorno alla terra, del... E prima qualcuno mi diceva, io quando vado in campagna mi servo di internet, ma anche di quello che mi dice il vecchio agricoltore. Cioè c'è un non codificato che da un momento in poi, quando diventi DOP, diventa un codice. Cioè se io dico che, avviciniamoci un po' più a noi, il caciocavallo silano, per citare un altro prodotto a denominazione di origine, lo si faceva già dagli anni 50 e i vecchi pastori trattavano il latte in quel modo, e riesco a codificare questo processo produttivo e a convincere i tecnocrati dell'Unione Europea che si può codificare questa cosa, quello può essere una denominazione. Ritorno, il parmigiano reggiano io in Puglia non lo posso fare, lo posso chiamare in un altro modo, lo posso chiamare formaggio di conservazione, lavorazione, durata 12, ma non lo posso chiamare parmigiano reggiano perché non sono nel reggiano o nel reggino, ok? Il caciocavallo silano non lo posso fare in un paese che si chiama cavallo, lo devo fare sulla Sila. Di qui l'intelligenza, a mio parere, diciamo, questo è abbastanza noto, che la denominazione deve riportare ad un contesto territoriale ben delimitato. Quindi, riassumendo, se io dico che il prosciutto di Parma, DOP, è DOP, dico che viene fatto a Parma, da maiali allevati a Parma, il prodotto viene lavorato a Parma, viene venduto in tutto il mondo ed è il secondo prodotto più famoso al mondo in quanto denominazione di origine. Il primo è quello che è venuto in mente per caso a lei, il parmigiano reggiano, e dopo ne metteremo alcuni esempi. Ora però la DOP quanto è forte, cioè quanto è presente l'immagine di questo marchio nella testa di ciascuno di noi? Cioè quanti di voi, faccio una domanda retorica, sono andati al supermercato, voi al supermercato non andate, e hanno notato questo marchio giallo e rosso con la scritta denominazione di origine protetta sulla coscia del prosciutto Parma? C'è, ma addirittura marchiata a fuoco. Sul parmigiano reggiano idem. Se io vi dicessi però Ferrarini, chi è? L'azienda Ferrarini, nessuno di voi lo sa. Però 2 su quanti siamo? 20, 3, io lo sapevo. È più forte prosciutto di Parma. Quindi quando loro vanno fuori, il mercato target, l'obiettivo, vanno come prosciutto di Parma dell'azienda Ferrarini, aderente al consorzio di tutela e valorizzazione del prosciutto di Parma DOP. Ok? In questo caso, nel caso del parmigiano reggiano, nel caso per esempio, qua scatenerò l'inferno, il microfono lo dovremmo far girare come una trottola, la mozzarella di bufala campana, e dico questa cosa, la mozzarella di bufala campana, perché c'è stata una recentissima crisi e così via, io ho
ho più, diciamo, cognizione, non dico, cioè più riconoscibile la denominazione di origine che il produttore principale. Quello è il risultato del marchio di qualità. A quello bisognerebbe ambire. Come nel vino, per esempio, dire l'Amarone della Valpolicella o il Chianti. Chianti, sapete in quante denominazioni di origine sta? Un'infinità. L'olio, Chianti. Il vino, Chianti. Già sono le due filiere principali. Quindi quando vado fuori e porto fuori una DOP, dico io sono questo territorio, ho questa carta d'identità, ho queste caratteristiche, questo clima, questo vissuto, questi produttori, queste facce, queste mani, questi animali. Porto con me quello che si definisce un disciplinare di produzione, ovvero sia un insieme di norme e regole proposte da un gruppo di produttori, vagliate dal Ministero dell'Agricoltura Nazionale, modificate dal Ministero che ti dice tu se vuoi fare, faccio per dire, il salice salentino devi utilizzare al massimo il 20% di uve che non siano della zona del salice. Quindi vagliato, modificato, mandato di nuovo al Ministero, il Ministero lo guarda, poi vi mostrerò quali sono i termini di legge, adesso lo sto raccontando così velocemente, mandato alla Commissione Europea, la Commissione Europea lo vaglia, lo manda in giro, nella fase in cui io so che è arrivato alla Commissione Europea, devo dire a tutti, guardate che in via di definizione la denominazione di origine tot, se qualcuno c'ha qualcosa da dire, come nel matrimonio, che lo dica ora, perché domani non deve venire un altro che dice ehi bello che il parmigiano reggiano lo posso fare pure io, quindi non ha delle caratteristiche intrinseche proprie non replicabili. Di qui l'escamotage corretto di dire il territorio, cioè io ci metto il nome del territorio e ho fatto, diciamo, il 90% del lavoro. Livello minore, diciamo così, di tipicità, autenticità, qualità, potremmo anche dire, è l'acronimo IGP, ossia indicazione geografica protetta. È quel marchio di origine che viene conferito dall'Unione Europea, sempre in base a quel regolamento 510, per quei prodotti per i quali una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche dipendono dall'origine geografica. Una qualità, una caratteristica dipendono dalla caratteristica geografica. Generalmente l'IGP è il nome di una regione e quindi già qua ci fa capire che il contesto territoriale si amplia. Siamo passati dal nome addirittura del paese, della città, al nome della regione. In casi o comunque un luogo, diciamo, determinato, quando dico regione non facciamo l'errore di parlare di regione amministrativa, parliamo di regione geografica. Cioè quando parlo della Sila, la Sila attraversa tre regioni. Quando parlo del... non lo so, un altro tema. Esatto, il subappennino Dauno. In casi eccezionali può essere anche un paese, in casi molto eccezionali serve a designare un prodotto agricolo alimentare che ha origine da una regione, da un luogo determinato. Una determinata qualità è attribuibile a quella regione e la cui produzione e o trasformazione e o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Quindi e o? E o. Quindi le nostre olive che finiscono in Toscana e diventano il loro olio. La trasformazione viene fatta là? È una domanda. Una domanda molto corretta. No, o meglio, se
e qua ritorniamo sulla questione della carta d'identità, del disciplinare. Se il disciplinare di produzione prevede che per fare l'IGP Chianti olio sia possibile acquistare olive da fuori, sì, ma è molto difficile che la fase di produzione del prodotto primario sia staccata dalla denominazione. Mi correggo, facciamo un esempio più semplice, anzi lo facciamo dopo perché forse è più chiaro con le immagini, che ci capiamo. Andiamo avanti. Poi ci sono ancora ad un livello più ampio le STG, cioè specialità tradizionale garantita. Queste cose, questo marchio l'Unione Europea non lo ama, anzi lo odia. Sapete perché lo odia? Perché l'STG è difficile da, diciamo, controbattere, e tra l'altro appartiene, e lo state guardando nella definizione mentre io parlo, a quelle produzioni agricole e alimentari che sono molto ampie, molto condivise, appartengono addirittura alle nazioni, cioè non hanno un territorio delimitato dove qualcuno va e dice: scusa, mi fai vedere se questa mucca sta nel, faccio un esempio banale, stupido, sta nel territorio di produzione della DOP o non sta nel territorio di produzione della DOP? Cioè l'STG, per intenderci, e sarà tutto più chiaro quando guarderemo le immagini, sono tutti quei prodotti agricoli o alimentari tradizionali le cui specificità, quindi elemento, insieme di elementi, si distinguono da altri prodotti affini. Cerchiamo di fare un esempio prima che vi mostri le immagini. Facciamo uno sforzo di immaginazione. La definizione è completa, l'avete letta. Secondo voi, la pasta può essere una STG? La pasta, non parliamo di trafile. Avete letto la definizione completa? Sì, i 25 anni li avete notati? Potrebbe essere. La mozzarella, no, la mozzarella di bufala, la mozzarella può essere un STG? Perché la mozzarella italiana può essere un STG? Perché nel tempo è riconosciuto che sia un prodotto proveniente dal territorio italiano, diciamo. E se tu assaggiassi... Il microclima è diverso da quello tedesco, per esempio, dalle vacche. Microfono, ragazzi, scusate, ma no, questa cosa è il microfono. Sì, il microclima. Possibilmente che acceso. Le richieste stanno diventando troppe. Allora, questa certificazione disciplinata sempre dal regolamento 509 si rivolge a prodotti agricoli che abbiano una specificità in termini di metodo di produzione piuttosto che di composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengono necessariamente prodotti in tale zona. Se non avessimo, se non fossimo corazzati, diciamo come siamo, ma non c'è problema, potremmo dire che l'STG, l'Unione Europea, non la vuole perché ha una definizione stupida. Poi vi farò vedere i casi, come dire. Però basterebbe per noi italiani, ma faccio un ragionamento abbastanza... di cui mi assumo la responsabilità civile e penale. Per noi italiani STG è tutto. La pizza. Chi sa fare la pizza? Ormai tutti, anzi, se vai a mangiare una pizza a Roma la fanno gli egiziani. Però chi almeno 25 anni fa faceva la pizza? Noi diciamo gli italiani, poi vai dall'altra parte e dicono: attenzione che la pizza è stata inventata in Francia. La Bergamotto invece, che è un marchio. Bergamotto è una top.
Però esiste anche esiste il bergamotto DOP di Calabria, esiste il bergamotto della Liguria pure, non è un unico bergamotto. Però la focaccia barese, l'avete mai mangiata? Quella sarebbe tipicamente una STG. Quando si dice STG, io so sempre l'esempio della focaccia barese, perché la focaccia barese la fai a Bari, ma se c'è gli ingredienti la puoi fare pure a Bologna. Dove c'è. Per l'agricolo mi sembra che la STG non rientri molto. Bravissima. Per la trasformazione un conto, ma per l'agricolo... Bravissima. Esatto, e questo è il punto nodale. Cioè l'STG è più la ricetta, ok? Il metodo. Per cui, per fare un esempio pratico, in crescendo, la mozzarella è un STG. La mozzarella di bufala campana è una DOP. Ok? Perché la mozzarella, ovunque, con caratteristiche diverse, addirittura proprio distruttive in alcuni territori, in altri meno, la si fa dappertutto. Se vuoi la mozzarella fatta con una lavorazione che prevede almeno il 75% di latte di bufala, fatta nel territorio in cui pascolano queste bufale, devi prendere la DOP, ok? Tra l'altro ho citato pizza e mozzarella proprio perché, per raccontarvi poi queste cose in che cosa si traducono nella vita di tutti i giorni, se uno va a Napoli, dice nel gergo comune, voglio una pizza DOP, proprio nel comunicare, la pizza DOP prevede, secondo la ricetta del pizzaiolo, le sue cose, deve avere il basilico di là, il pomodoro San Marzano, la mozzarella di bufala campana, il grano di un'altra zona e la legna di para, residuo di scarti di lavorazione. Ora ho fatto questo esempio, per fortuna non vi ho dato il microfono, perché chiaramente capite bene che la tolleranza rispetto alle denominazioni, ai marchi di qualità, decresce dalla DOP verso l'STG. Discorso a parte, merita quest'ultimo logo, che è il più carino esteticamente, e che è quello del biologico. Bio, che tra l'altro il marchio bio, a riconoscerlo è questo regolamento altro citato e successive modifiche e integrazioni, è un sistema globale, visto che quasi tutti avete parlato di biologico, attenzione qua, è un sistema globale di gestione sostenibile per l'agricoltura, basato sull'interazione tra, questa la leggo tutta, l'adozione delle migliori pratiche culturali in termini di impatto ambientale, l'impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, il mantenimento di un alto livello di biodiversità, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. Già a leggerla è faticoso, figuratevi a farlo. Ci sembra una poesia. Esatto. Se tutti facessero il biologico, avremmo risolto il 99% dei nostri problemi. Non avremmo da sfamare tutti. Assolutamente. Però capite bene che rilevanza ha un prodotto bio. Io sono un affezionato dei prodotti biologici. Fa niente che li pago di più. Preferisco fumare una sigaretta in meno e comprare un prodotto biologico in più. Allora, facciamo quest'altra piccola parte, poi sospendiamo per 5 minuti. Le differenze tra DOP e IGP. La DOP, forte legame col territorio, l'IGP, debole legame col territorio, perché la DOP tutto deve essere fatto in quel determinato territorio, l'IGP anche una fase. DOP, materia prima legata all'origine, il latte del parmigiano reggiano, per fare un esempio, è latte che proviene da mucche allevate là. IGP, reputazione legata all'origine, questo è un concetto fondamentale. L'IGP, indicazione geografica, vuol dire che la reputazione del prodotto è legata al territorio. La domanda dell'olio era giusta.
Se io ho un prodotto reputato sano, buono, equilibrato, salubre, che si chiama olio DOP Chianti, o olio DOP del Garda, dove ci saranno in tutto 1000 alberi d'olivo e fanno più olio loro che noi, ho di fatto detto che se io porto l'olio nostro, uso un termine, un linguaggio proprio base, ho le olive nostre lì e la fase di lavorazione avviene lì, ho quantomeno certificato una fase del lavoro, conferendo a questo prodotto una reputazione, cioè l'ho qualificato, ok? Poi dopo ne parliamo in occasione della nostra pausa. DOP, processo legato all'origine. Quando noi diciamo il parmigiano reggiano, che è l'esempio più facile, nel disciplinare di produzione del parmigiano reggiano si dice, in alcuni passi, perché poi questi disciplinari di produzione sono abbastanza complessi da leggere, lunghi, noiosi, che dalla fase di raccolta del latte alla fase di lavorazione non devono intercorrere più di tot chilometri. Che cosa vuol dire questo? Che il processo è legato all'origine, cioè io se voglio certificare, ritorno al discorso di prima, se voglio certificare il parmigiano DOP lo devo fare con quel prodotto, lo devo fare là nel raggio massimo di quello secondo alcune norme. IGP, la fase è legata all'origine, una fase è legata all'origine, una fase, la lavorazione, la trasformazione o il confezionamento. Differenze tra DOP e IGP, STG e biologico non le ho messe perché chiaramente la complessità sta più nell'individuare gli elementi cardine delle DOP e delle IGP. L'STG abbiamo capito essere una denominazione inutilizzata, diciamo così, poco praticata, poco percepibile quantomeno, e biologico è una vera e propria filosofia, cioè proprio una scelta volontaria molto stringente. È molto complicata da fare, ok? Ora, andrò molto veloce, anzi facciamo così, queste parti qua ce le avete, ve le lascerò, non ve le dico nemmeno, perché qua c'è la parte, diciamo, sintetica delle carte di identità dei prodotti. Vi volevo mostrare questa mappa e rilanciare questo link, perché, per esempio, una cosa molto interessante nella logica di far percepire, di educare, di mostrare quello che vuol dire DOP e IGP è guardare su una carta geografica, regione per regione, paese per paese, quali sono le denominazioni, quali sono i prodotti e così via. Statisticamente, giusto per dirvi, dall'ultimo rapporto Istat pubblicato in dicembre, l'Italia è il primo paese per numero di riconoscimenti, DOP, IGP, STG, il primo paese, noi siamo i più certificati. Almeno per una cosa siamo. Bravo, è lo spirito giusto. Poi vai sotto, i prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2013 sono 261, 13 in più rispetto al 2012. Vai sotto, di questi 252 risultano attivi. Dove sta la discrasia tra 261 e 252? La discrasia sta nel fatto che alle volte succede che si faccia l'istanza di riconoscimento, si costituisca il consorzio, si scriva il disciplinare e poi o il mercato il prodotto non lo vuole, cosa probabile, oppure c'è una talmente bassa produzione che non è il caso di tenere in piedi la denominazione, di certificarsi. I settori che maggiormente con il maggior numero di riconoscimenti sono i prodotti ortofrutticoli, 101 prodotti, i formaggi, 47, gli oli extravergine d'oliva, 43. Attenzione, non è possibile certificare oli d'oliva, questa è una cosa importante. Risponde alla domanda, ma com'è che esiste l'olio a 0,99 centesimi? È una miscela, è altro. Ok?
Le preparazioni di carni, che è una traduzione mal fatta dall'inglese, perché la parola salumi in lingua inglese non esiste un equivalente, ci sono le preparazioni a base di carne. Le carni fresche e gli altri settori comprendono rispettivamente 5 e 28 specialità. La regione con più DOP e IGP è l'Emilia-Romagna, seguita dal Veneto, rispettivamente con 39 e 36 prodotti riconosciuti. Nel 2013 gli operatori certificati sono 80.435, 204 in più rispetto al 2012, di questi il 91% svolge esclusivamente attività di produzione, il 6% di trasformazione, il restante 2% entrambe le attività. Questa distinzione per tipologia di lavoro, quindi produzione e trasformazione, chiaramente vi fa capire, ma penso che l'avevate già capito, che alla denominazione aderisce il produttore di base, il trasformatore, il confezionatore e così via, cioè aderisce tutta la filiera produttiva. Ok? Abbiamo più volte citato il disciplinare di produzione, che mi, come diciamo, locuzione, mi consente di fare il percorso a ritroso. Cioè, ho detto, ma la qualità che cos'è? Ma come la percepiamo? Come la attestiamo? È come quando entrate in un albergo e vi chiedono la carta d'identità. Io ho usato spesso, diciamo, l'abbinamento carta d'identità, disciplinare di produzione. Il disciplinare di produzione imposto dal regolamento comunitario comprende al minimo il nome del prodotto, la descrizione della materia prima agricola utilizzata, l'indicazione dell'area geografica, l'evidenza che il prodotto sia legato a quest'area geografica, la descrizione del metodo di produzione della materia prima e del prodotto finito, evidenza del legame tra le caratteristiche del prodotto e l'area geografica, indicazioni relative al confezionamento e all'etichettatura. Quindi su questa carta d'identità, che molto spesso si traduce in 30, 40, 50 pagine, ripeto, definite da chi? Dai promotori. Diciamo che noi vogliamo fare la denominazione di origine l'oliva di Galatone. Noi ci mettiamo d'accordo, buttiamo giù questo disciplinare di produzione. Chiaramente non lo possiamo fare da soli. Dovete chiamare quantomeno una società come la mia per fare una cosa di questo tipo. Posso farti una domanda? Sì. Metodo di produzione. Il microfono. No, mi spiace. Vai. Ok, metodo di produzione. I pachino. Sì. Adesso vengono prodotti in serva, sul disciplinare quale metodo di produzione viene riportato? Domanda giusta, ti rispondo. Evidente, stai facendo una serie di domande giuste. Il pomodoro pachino, evidentemente, nel suo disciplinare di produzione prevede la possibilità di coltivarlo in piena terra o in serra. Aggiungo, può essere pure che un disciplinare di produzione preveda la sola coltivazione in campo. Poi, per mutate esigenze, il disciplinare di produzione può essere rielaborato, rinegoziato. Questo determina che bisogna rifare l'iter, però. Vi faccio un esempio pratico, che conosco da vicino. L'ho citato prima, faccio due esempi, anzi. Uno, le arance del Gargano, IGP. Produzione... indicazione geografica protetta, area di produzione ricadente in 5 comuni, proprio 5, Ischitella, Vico, Rodi Garganico, Peschici e un altro paese, piccolissimo, sul Gargano, quasi tutte nell'area del parco del Gargano, il che conferirebbe maggiore valore teorico al prodotto. Negli ultimi sono nostri clienti, noi li stiamo affiancando in una campagna di comunicazione di cui si vede poco in giro perché è proprio difficile. Il disciplinare di produzione prevede la sola commercializzazione, diciamo, finale di queste due tipologie di prodotto, che sono il limone femminello e l'arancia duretta del Gargano, perché quello si chiama agrumi del Gargano, quindi c'è il limone e l'arancia, che per una questione, diciamo, di congiuntura
negli ultimi 3 anni non riescono a fare prodotto perché c'è patologie delle arance, alluvione recente che ha praticamente eroso completamente i campi, siccità, attestate dal ministero, cioè non è che io mi alzo la mattina e dico io l'arancia duretta del Gargano non la posso produrre perché mi scoccio, no, c'è un decreto di calamità per la siccità, l'anno successivo alluvione, decreto di calamità naturale per la alluvione. La nostra idea che abbiamo consigliato è questa: voi siete sì un prodotto ortofrutticolo fresco, viene venduto fresco. Nel disciplinare di produzione loro non avevano per niente previsto, neanche citato, la possibilità di trasformarlo, di estrarne per esempio gli oli essenziali o per esempio di introdurre la lavorazione secondaria per produrre i canditi. A che cosa risponde questo nostro consiglio? Al fatto che se un'arancia fresca è rovinata dalla siccità, oppure erosa dalle malattie o erosa dalle calamità atmosferiche, forse trasformarlo ti dà un po' di reddito, perché il prodotto non deve essere esteticamente percepito come bello, se però lo lavori. Come si fa per cambiare disciplina di produzione? Si rinegozia con il consorzio di tutela, il consorzio di tutela lo invia al ministero, il ministero risponde, ok? E ti dice sì, a patto che tu faccia però questo. Quindi vita complicata, però si fa, come dire, basta spiegarlo per bene. Ora, l'arancia del Gargano e il limone femminello del Gargano, da quest'anno, già da un po' di tempo, voi avete mai bevuto l'aranciata Lurisia? Ok, ve la consiglio. Un po' perché non è un prodotto, cioè la Lurisia fa solo prodotti di qualità, lui citava per esempio il chinotto, il bergamotto, sì scusami, fa bevande a base, di, bevande non alcoliche, a base di prodotti a denominazione di origine. Quindi la lanciata Lurisia, che tra l'altro costa costicchia, nella sua etichetta, allo stato pre-modifica di disciplina di produzione, poteva solo dire con estratto di arance IGP del territorio della produzione dell'IGP a agrumi del Gargano, ma non poteva mettere il marchio. Quindi il consumatore attento diceva la materia prima è una materia prima certificata. Il ciclo produttivo, dato che io la, il consorzio forniva solo gli oli essenziali, non era certificabile. Allora noi abbiamo inserito, dato che loro la Lurisia dà da mangiare al consorzio, abbiamo inserito che è possibile definire IGP anche una bevanda in cui almeno il 5%, che poi è tutto il contenuto della bevanda in frutta, è fatto di un prodotto che riviene dalla lavorazione dell'arancia IGP. Le confetture, i canditi, uscire sul mercato con un prodotto IGP generalmente ti conferisce una credibilità maggiore. Però, ripeto, il disciplinare, io ho tenuto a fissare questo concetto, è una cosa complessa. La domanda, ho risposto alla tua domanda? In parte in realtà. Qual era? Tanto il microfono ce l'hai là? Dai, dai. No, ma dai. Per favore. Sta acceso. Ah, ok. Perché un conto è un albero da frutto in cui la metodologia può variare al massimo sul numero di pesticidi che decidi di investire sull'albero. Difficilmente disciplina di produzione. L'ortaggio cambia completamente. Se io decido di fare pomodori 360 giorni l'anno, il periodo del pomodoro è uno ed è specifico. Assolutamente. Ah, ok, ora ho capito meglio la domanda.
In realtà molto spesso i disciplinari di produzione, molto spesso, quasi sempre, prevedono il periodo di lavorazione, dal al, ok? Però teoricamente è fattibile l'ipotesi di dire, dato che la tecnica è migliorata, dato che sotto sera io potrei garantire dei livelli qualitativi accettabili, come dire, tra l'altro è fattibile, io non sono per proprio abbattere le serre, si deve stare attenti, assolutamente, è fattibile, però generalmente il disciplinare di produzione prevede il periodo di lavorazione, cioè dice l'arancia del Gargano si raccoglie, tra l'altro la particolarità, ecco, questo è un altro elemento, perché poi entrando nello specifico si capisce, l'arancia del Gargano IGP ha una particolarità rispetto all'arancia rossa di Sicilia, perché è un'arancia tardiva, cioè viene raccolta in un periodo successivo rispetto al tipico periodo di raccolta delle arance. Tant'è vero che storicamente, già negli anni 40, esistono delle targhe storiche bellissime, tra l'altro, che hanno condotto al riconoscimento, per le quali aziende agricole locali, con il loro marchio, vendevano questo prodotto negli Stati Uniti, per il solo fatto che questa arancia arrivava a maturazione dopo rispetto a tutte le altre, cioè questa arancia si raccoglie in aprile. Quindi il disciplinare di produzione, per contraddistinguerlo da qualunque altro, prevedeva un periodo di lavorazione, di raccolta successivo, diciamo, partiva a febbraio e finiva ad aprile. Ok? Comunque la risposta alla tua domanda è sì, nel senso che il disciplinare di produzione prevede dei termini stringenti, però è modificabile, certo. Non è che puoi modificare tutto, è chiaro, cioè se sarà difficile modificare il disciplinare di produzione del pomodoro pachino ammettendo che si possa coltivare sotto serra 365 giorni all'anno, anche perché il disciplinare di produzione sicuramente racconterà del fatto che il pachino è un prodotto lungamente conservabile all'esterno, sì. Faccio per dire, per fare i pomodori appesi, ok? Dico una banalità, un esempio, cioè ci saranno delle cose ultra specifiche che indurranno chi modifica il disciplinare, perché poi questo disciplinare passa di mano, ritorna il concetto, da padre a figlio molto spesso, il figlio generalmente dice madonna che hanno scritto qua, cioè è proprio fuori da ogni, però fuori da ogni tempo spesso vuol dire garanzia, ok? Velocemente andiamo. Come si acquisisce il marchio? Una DOP deve essere richiesta da un'associazione di produttori e o trasformatori interessati al prodotto specifico. L'istruttore sulla richiesta è condotta dal Ministero dello Stato membro. Nel corso dell'istruttore bisognerà dare ampia pubblicità della richiesta. Questa è quella cosa che vi dicevo del matrimonio. Chi deve parlare parli oro, taccia per sempre. Se l'istruttore ha esito positivo ed è approvata dall'UE, la richiesta di registrazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Soggetti negli altri Paesi membri hanno mesi per obiettare alla registrazione. Quindi il metodo di validazione della certificazione è un metodo prima ristretto, poi ampio. Una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ancora più ampio. Si sveglia lo spagnolo che dice il pomodoro pachino lo facciamo pure noi. Uguale. Cioè non c'è un elemento qualitativo, organolettico, di standard, di metodo produttivo, di storie che lo contraddistingue da un qualsiasi altro pomodoro. Ok? Vabbè, questo ve lo lascio. STG, saltiamo, passiamo a una bellissima rassegna di fotografie che è la più eloquente, con la quale poi concluderemo e poi facciamo un auspicato lavoro di gruppo. Allora, esempio di STG e DOP, abbiamo citato, la mozzarella è un STG, la mozzarella di bufala è una DOP, ok? È chiaro? Pippo Baudo. Campagne di comunicazione connesse. Stavo per scattare una foto, non certo, mi sembra quasi interrompe la lezione. Ma per la mozzarella sì. Ne approfitto già che ho i social network. Dal momento che lo streaming sta andando bene, c'è una domanda dai social. Addirittura. Quindi dai social la domanda è la seguente:
proposito del social labeling e le certificazioni dal basso, si sa che anche Slow Food si sta attivando, se è possibile dire qualcosa in merito. Assolutamente, alla fine. Sì, sì, no, lo dico, perché poi il tema è ampio e io ho dedicato, diciamo, la... poi vabbè, vi dico, alla fine vi dico. Comunque rispondo alla domanda dei social, non mi tiro indietro. Ok. Campagne di comunicazione. Il Ministero, tra l'altro, e qua lo vedete, anche se in modo sfocato, io ho preso delle campagne di comunicazione reali, utilizza anche mezzi istituzionali per promuovere l'adesione e l'educazione al consumo di questi prodotti, con i suoi metodi. Pippo Baudo. Ok, però il messaggio è questo. Agricoltura biologica, al di là delle facce della Clerici e Pippo Baudo, guarda bene, mangi meglio. E più sotto, se si riesce. È il marchio di qualità che ti aiuta a scegliere quei prodotti italiani buoni e sani, coltivati nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente, un sistema di controllo e garanzia che certifica il prodotto del nostro paese in questo settore. Ok? Al di là delle facce, vi faccio vedere. Al di là delle facce, il tema è questo. Ed è la prima conclusione di questo incontro. Prima di tutto, noi impariamo ad essere esigenti rispetto alla qualità. Essere esigenti vuol dire leggere attentamente l'etichetta dei prodotti. Perché l'etichetta non la metti così. Le sofisticazioni ci sono, è inutile che ci prendiamo in giro. Ma l'etichetta non la puoi mettere così. Nel disciplinare di produzione, per fare un esempio, viene spesso definito come si richiede l'etichetta. Cioè, io che voglio fare l'olio DOP Terra di Bari, non è che mi certifico, qualcuno mi dice sì, è DOP, e poi faccio 50.000 etichette. No, l'etichetta, il marchio, si compra. Si compra, non che tu lo metti 50 euro, io te lo compro a 100, no. Cioè, il bollino sull'arancia IGP del Gargano si compra dalla Camera di Commercio di Foggia, che è l'ente preposto alla verifica. Se non faccio la verifica, il bollino non te lo do. Altri esempi. Melinda. Madre Natura, padre contadino. Campagna di comunicazione, diciamo, di un marchio commerciale, marchio commerciale che però in questo caso, guardate, non ci mette Melinda, ci mette più in grande o almeno pari dimensione il marchio della denominazione e dice: Melinda, l'unica mela italiana a denominazione di origine protetta, molto protetta. Ok? Mozzarella di bufala campana. Qua la particolarità. C'è cerchiato in rosso la denominazione DOP. Tra l'altro l'etichetta bruttissima. E anche il marchio del consorzio di tutela. Di cui noi non abbiamo parlato. Però quell'associazione di produttori che spinge, promuove l'iscrizione al sistema di certificazione, poi diventa un consorzio che vigila sui produttori e tutela e valorizza il prodotto. I casi nei quali il consorzio di tutela è più forte del marchio commerciale, li abbiamo già detti, sono il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, la mortadella IGP. Infatti, guardate qua. Grazie all'impegno di queste e tante altre aziende produttrici possiamo garantire tutta la qualità della mortadella Bologna IGP, sicura, genuina e davvero unica. Sopra il marchio del consorzio, sotto alla stessa livello il marchio di qualità, in mezzo i nomi dei produttori. Sotto ancora consorzio mortadella Bologna, gente che lavora per la gente.
E poi l'universo delle contraffazioni. Questo qui, questo Wisconsin C-Smart, è il più grande produttore di formaggi al mondo. No, tarocchi, al mondo. Vedete cosa produce? Asiago, parmesan, il famoso parmesan, il romano, che sarebbe pecorino romano, il gorgonzola, la feta, che è una denominazione di origine greca. Ancora per andare più dentro, questo fotografato direttamente, il famoso misto di prosciutto parma e un'altra denominazione che sarebbe il jamón serrano spagnolo. Giusto. Ci siamo per la contaminazione. Sono confinanti. Ok? All'altra mangio un po' pampolare. Come si fa per, diciamo, educarci a capire quali sono i veri prodotti a denominazione di origine? Uno, è semplice, ne sono tantissimi, io ho tante foto che poi magari vi lascio. Se non c'è uno di quei tre loghi, quattro, biologico, non è una denominazione di origine. Ora, si sono cimentati, ingegnati a taroccare pure il logo della DOP, ma non ci sono riusciti. O meglio, quando ci sono riusciti, hanno avuto talmente tante mazzate. Però il fenomeno dell'Italian Sound, del simile alla denominazione di origine, ruba il 70% del potenziale reddito di ciascun prodotto. Il parmesan è il formaggio più venduto al mondo, più del parmigiano. Ok? Come si fa? Si va sul sito del Ministero dell'Agricoltura, bontà loro, e si va a vedere con cadenza più o meno trimestrale, viene aggiornato il nome, lo fa ciascun ministero dell'agricoltura, tutti i ministeri dei vari paesi. Certo, non è facilmente percepibile, è chiaro, cioè, perché io, mia madre, per fare un esempio in casa, non usa il computer, figuriamoci se va su internet a vedere esiste la denominazione di origine Colli Euganei. O mi stanno prendendo in giro, però questo è un buon metodo di valorizzazione, di verifica. Io tra l'altro vi mostrerò nella parte di finale, diciamo, del workshop, l'elenco dei prodotti. E arrivati a questo punto, io vi proporrei di fare il nostro lavoro di gruppo e di farlo fuori. Ok? Grazie.